Bentornati ragazzi alla terza sessione di Drawings and Dragons. Siamo stra contenti. La scorsa sessione abbiamo visto che vi è piaciuta veramente di bestia e l'affetto che ci avete dato, se Michele la smetti di mettere i video musicali, vacca boia, cioè sei una persona disgustosa. Poteva succedere a tutti. Scusate, scusateci il ritardo, purtroppo questa sera abbiamo un ospite importantissimo. Abbiamo Lil Ricky della Dark Polo Gang. Io bitch. Cioè, quanto vacca boia sei cartoonist, cioè paurosa, cioè scusateci il ritardo, purtroppo è arrivato con la limousine, un po' di casini. Scherzi a parte ragazzi, grazie per le centinaia di messaggi che ci sono arrivati questa settimana, sia su Drawings and Dragons, sia sui nostri account personali, sulla pagina di D&D. Grazie, cioè ci avete fatto sentire veramente dei supereroi, visto che è la settimana dei supereroi, diciamo che siamo stati supereroi. Ed è per questo che stasera, finito lo streaming, noi faremo una festa, una festicciola. Da mezzanotte 20, mezzanotte e mezza, ci troverete alla Civetta sul Comò, qua a Roma, e vorremmo berci una birretta tutti quanti assieme, assieme a voi. Saremo lì fino alle 2 di notte per festeggiare, quindi se non avete impegni, anche se domani so che si lavora lunedì sera, saremo lì. Un'altra cosa molto bella, se ci sono arrivate delle fan art questa settimana qua, se durante la sessione volete fare dei disegni, fate qualche schizzo, qualsiasi cosa, potete inviarcelo in tempo reale a timeoutvideo@gmail.com e noi le manderemo in diretta online. La scorsa sessione è finita con i nostri eroi. È una sincope. Un po' di serietà per cortesia. Stiamo giocando a D&D. Bisogna essere seri. Come ci hanno detto, serissimo. E la scorsa sessione è finita con i nostri eroi che, dopo essere varie vicissitudini tra volo e tra il crostino pugilatore, e Lil Cat degli Zentarim, sono finiti con un cerchio di teletrasporto fatto da Vahra all'interno di un lair, di un dungeon, e hanno davanti a loro questa enorme sfera, questa creatura sferica con 10 tentacoli, ma prima di tutto hanno fatto il quarto livello. Tutti i personaggi hanno aumentato il livello tranne uno che ha multiclassato, chiaramente Monaco. No, crostino. Tra l'altro vorrei far notare che il Monaco, aggiungendo il bonus di saggezza, meno uno, quindi è perfetto. Era la scelta naturale per progredire. Allora ragazzi, voi siete appena stati teletrasportati all'interno di questa stanza. Come vi dicevo l'altra volta, siete un attimino rimbambiti da quello che è appena successo. Mentre state riacquistando un attimino la ragione e vi state rendendo conto di quello che succede intorno a voi, urtate per errore un calice di metallo, forse d'oro, gli occhi si stanno ancora abituando alla luce, che rimbomba ovunque nella stanza. E avete davanti a voi questa enorme creatura. Ci mettete un attimo, mentre vi stropicciate gli occhi, sentite una voce. È la voce di Vahra, che vi dice: ricordatevi di portare in salvo i miei maghi e soprattutto che l'oro porta solo rovina. Una volta che avrete recuperato i miei maghi e Bibi, fatemi contattare da loro e vi farò uscire. I vostri occhi pian piano si abituano a questa luce. Vedete che è una stanza dove c'è un'enorme umidità, è molto molto intensa. Ci sono in fondo alla stanza, la stanza è un quadrato di 10 metri per lato, due torce perenni con questa luce bluastra che danno veramente una sensazione cupa all'interno della stanza, veramente oscura, però vedete che è piena di tesori, piena calmo, di tesori. Furcas, calmo. Ma sta coppa è d'oro! Ma quello è oro! L'abbiamo vista la creatura con... La creatura è davanti a voi, okay. Enorme. Pian piano che riacquistate la vista, vi sta fissando. È una creatura sferica.
con 10 tentacoli che escono. Questi tentacoli sono attaccati degli occhi. Un enorme occhio vi sta fissando, ma vi rendete conto che è di pietra. È una statua. Oh, okay. È la statua di un Behold. Liscio. Mi sta fissando. Sta fissando te. Intorno a voi, sento lusingare. Tesori. Porte. C'è in fondo, dove ci sono le due, queste due torce perenni, c'è una porta. E intorno a tutta la stanza è piena di monete d'oro, calici d'oro, tesori. E c'è un meraviglioso forziere. Fatemi tutti quanti un tiro di percezione. 16. Lil Ricky? 14. 16. 16. 21. 11. 3. Si sta fissando i guantoni adesso. Ti accorgi che il calice che è caduto ha rimbombato in tutta la stanza. E questo suono metallico che rimbombava su queste pareti, su questo pavimento di pietra, come esattamente le pareti, ha causato molto rumore e tu stai sentendo dei passi che si stanno avvicinando. Che cosa fate? Senti distintamente due passi, due persone distinte che si stanno avvicinando. Io sento un rumore di passi. Da dove? Persone distinte. Venendo da fuori dalla porta, da fuori dall'entrata. Voi siete chiusi, cioè non c'è un'altra uscita. La porta è larga all'incirca 3 metri. Con un arco sopra di lei. Okay, allora io vado a portone, un metro dalla porta, sì, in maniera che rimane mezzo metro per sì, la lancia, e mi pianto con le gambe puntate, la lancia barricata davanti alla porta. Non deve poter passare, chiunque passa sta nel mio. Perfetto, allora stanno palesemente, tu adesso che sei lì vicino, Robby, senti che ci sono due guardie, due persone che stanno arrivando. Ok. Li vedi esattamente girare verso di te. Sono vestite in una maniera un po' particolare, quasi clownesca, ma hanno colori un po' sgargianti. Non sono i soliti che vedevate prima con la tabarda. È anche loro. Uno ha un tatuaggio di un occhio sulla fronte e l'altro sul braccio. Sono un mezz'orco e un orco. È il solito tatuaggio? Sempre il solito tatuaggio. Hanno un attimo il tempo per guardarti, rimangono spaventati, stanno estraendo l'arma, ma tu puoi attaccarli. Ok, visto che hanno il tatuaggio sulla fronte, non mi sento di dove chiedere. No, sono palesemente nemici. Perfetto. Primo che mi ha portato. Nicola, scusa, nel momento in cui succede questa cosa, posso lanciare un incantesimo sulla sua lancia? Assolutamente, certo. Quindi arma magica sulla tua, e più uno a tiro per colpire e più uno ai danni, qualsiasi okay, cosa. Ok, quindi c'ho 8 al tiro per colpire. Vai! 20. 12 critico, più colpito. 12 più 8. Tiro per colpire. Quale dei due? L'orco, perfetto. Dato che 3... più il bonus della forza, 5-8 danni all'orco. Aspetta, faccio azione impetuosa. Perfetto. E quindi lo riattacco. Questa me la tolgo. Ci stanno un sacco di soldi qua. Pienissimo. Furcas. Pienissimo. È un forziere. Che anche il forziere vale un sacco di soldi. Scusa, io posso fare. Aspetta, non rifà l'attacco sorpresa per altri tutti. 12 danni. Sempre sullo stesso? Sì. Adesso ragazzi, tutti quanti, iniziativa. Ditemi le vostre iniziative. 16. Allora aspetta, in ordine. Crosta. Bomba. 14. Bomba. Marvin. 16. Furcas. 19. Inizio a concentrare il kini. Danny. 5. Cream, scusami. 5. Io, Lil Tortis. 2. Ho fatto bene. Lil Tortis, 2. Tosca. 22. Vai, Toxa, 22. Penso l'unico 20 che farò in questa giocata, mi è uscito l'iniziativa. Sta a te. Lo so che sta a me. Dunque.
Inizio subito con un bel dardo tracciante. Sì. Verso Marvin. Verso Marvin, ma che no. So semplicemente che lo attraverserà e prenderà. No, sì, certo. E quindi devo effettuare un attacco a distanza. Esattamente. Su quale dei due? Allora c'è l'orco che è appena stato infilzato due volte dalla lancia del prode Marvin. Io direi che è quello più debole. E vedete proprio che la seconda ferita, che l'ha presa un pochino sotto il costato, sta stringendo la lancia e se la sta strappando, guardando negli occhi Marvin, negli occhi. Nella feritoia Marvin. Io, sapendo che il nostro amico Marvin è immune a parecchi incantesimi, non curante della sua presenza, lancio questi dardi traccianti. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Cioè, aspettate, la ha funzionato. Diciamo c'è un non curante. Perché Robby, tu sai che Marvin i danni riprende lo stesso. Non so. Ma sei tu? No, ma sai che mi piace curarlo. Vai, tira. Mi piace aiutare. Allora. Cioè, aspetta, fammi capire una cosa, scusa, tu hai fatto un tiro di 22 e lo stai sprecato tirando su. No, il tiro 22 ha fatto per iniziativa. La tua iniziativa, ma tirando su di me. No, chiaramente no. Allora, io ho fatto un 4, però vorrei usare l'ispirazione che mi hai dato l'altra volta, è possibile? Adesso questa ispirazione, vabbè dai, è possibile. Grazie. Cioè, ispirazione in teoria dura 10 minuti, no, però vabbè, dai, in tempo di gioco ci può stare. No. Ok, 14. Colpito. Sì. Hai capito? Sì, ho capito. Ma come fai a bere l'acqua? Ma l'hai preso Marvin? Non lo so, ho preso Marvin. Quanto hai di CA? No, aspetta. 19. No, non prendi Marvin, okay. Prendi... Cioè, il dardo che parte, arriva su Marvin, schiva Marvin e prende in faccia l'orco. Tirami per i danni. Giusto. Vai, Toxa. Sono 4 di 6. 6. 12. 16 in totale più saggezza, no? Esatto. Quindi 16 più 3, 19. 19 danni. Sì. Penso siano i primi danni che ho fatto da quando ho iniziato. Grazie. Il colpo è potente. Vedi che ti passa, Marvin, vicino alla tua testa e colpisce in pieno l'orco. Un occhio gli esplode. Un enorme fiammata, gli brucia anche tutta la parte sinistra del volto. Inizia a urlare di dolore. Vedi anche il mezz'orco che guarda e capisce che non siete nemici da poco. Ok. E sta a loro. L'orco estrae la lancia dalla sua ferita e tenendo la lancia con questa enorme mazza nella mano destra va per fracassarti il cranio. E abbiamo un 20! Abbiamo un 20! Cosa godo? Io non sono un master che gioca contro il giocatore. 12, 13 più. Ciao. Più 3. 16 danni. Nonostante sia ferito, l'occhio esploso, questa cicatrice si estrae la lancia, impugna con due mani la mazza e te lo abbatte sul cranio. Il tuo elmo, la visiera, adesso fa da groggera. L'elmo si è abbassato a metà. L'orco esulta. È convinto di averti fracassato il cranio. E anche il mezz'orco lo guarda facendo dei versi veramente di felicità. Perché ha abbattuto un nemico. In realtà ti ha fatto 13 danni. 16 danni, scusami. Tocca l'altro orco a me. Tocca l'altro orco. L'altro orco vede che non vai al suolo e quindi ti attacca. Non ti prende. 7. Vedi che va per colpirti con la sua spada, però avendo adesso tu l'elmo abbassato a metà, ti colpisce sopra, vedi delle scintille dalla tua testa. Però non ti fa nessun tipo di danno. Terzo, Fulcas. Okay. Sta a te. Allora, sono tutte e due ingaggiate. Sì, tu sei. Io sono assolutamente accecato da loro. Però loro sono una minaccia per me. Sì. Per la mia conquista. Sono tutte e due ingaggiati con lui? Sì. Ok. Io allora cerco di fare un attacco furtivo. Ce la fai? Su quale dei due? Uno è ferito. Uno è non ferito.
Quello non ferito. Quello non ferito. Perché ragazzi, bisogna ricordare che nei giochi di ruolo mai focussare. Non ha proprio senso. Attacchiamo a caso. Assolutamente. Quindi uno è molto ferito e può attaccare in continuazione. L'altro non è ferito. Chi si attacca, quello non ferito. Prima regola del GDR. È ironico. Ironico. Sì. E come soprattutto ragazzi, se potete dividete sempre il party. Sempre. Vuoi anche andartene dopo? Grandi, sei troppo frizzante. È la maggior minaccia per i miei soldi. Perfetto. Vabbè, rimarvi in frega X. Vabbè, sembra giusto. Lo X è? Ok. Vai. Allora. 18 e 6. Preso. Allora, quindi doppio di 6 per i danni. Momento del noob. Si sommano o prendo il più alto? Si sommano. Cosa? Ancora così. Io guardo in basso perché Dario sta lì. Che sta facendo? No, anzi. Svantaggio. No, non c'è svantaggio. Vai. Non mi hai risposto. Si sommano. Si sommano, si sommano. Mister, perdona, in chat ci fanno notare che effettivamente al dado docente non si aggiunge il modificatore di caratteristiche. Almeno sulla carta, effettivamente non c'è scritto. Quindi... allora ha ragione. Quindi sì. Ha tre meno, danni meno. Meno 3, esatto. Vabbè, insomma, non è che faccia meno schifo. Vabbè, di prima. Però, rompe il culo. Grazie per i vostri suggerimenti, valgono come l'oro. O anche i vostri suggerimenti qua, perché ho il cellulare carico sto giro. È stato Zampa d'Orso. Zampa d'Orso numero uno. Ringraziamo, tra virgolette, Orso Gufo. Ringraziamo Orso Gufo, Roberto Rossi, top moderatore della serata. E seguite il suo canale Don Orso Gufo che streama tutte le sere, tranne il martedì e il venerdì è libero, anzi se avete dei programmi da ficcarci dentro, ficcateceli. Grande Rob, troppo frizzante. 8. Tutto sto bordello 8. Hai visto? A chi hai fatto? A quello totalmente non ferito, chiaramente. Perché attaccare uno ferito? Perché io totalmente impazzito vado lì e faccio... Mentre il tipo, questo mezz'orco che ha appena colpito, ha cercato di colpire Marvin facendo tutte le queste scintille, non si è accorto di te, è arrivato da dietro col cappuccio. Con cos'è attaccato? Con uno stocco? Con una spada? Con lo stocco vai per impiccarglielo sotto il costato, però effettivamente colpisci le costole che sono molto spesse di un mezz'orco e non riesce ad affondare più di tanto l'arma. Accusa il colpo, infatti si gira immediatamente verso di te. Puoi toccare il mio oro? Puoi toccarlo? Ce lo diviamo? Marvin! Cavaliere con la testa abbassata, tra parentesi, una domanda fondamentale, Roby. Il tuo elmo com'è? Cioè, l'avevi girato o no? Punta. L'avevi girato l'altra volta o no, c'era ancora il contrario? Ok, quindi. Cioè, adesso c'è solo tipo qua. C'ho ancora tutti e due l'orco e mezz'orco. Sì, il mezz'orco ti saranno le spalle perché si è girato verso il tuo compagno. Okay. L'orco, però, che è molto ferito, ti sta guardando. Quello che mi sta dando le spalle, però. Vabbè, però è il mezz'orco che è adesso sul sì, tuo però compagno. Non colpirei mai un avversario che mi sta dando le spalle. Messere, sarebbe veramente cosa di rara ignobile. Quindi attacco l'orco davanti. Perfetto. A me. E siamo ancora in combattimento. È nella distanza che posso usare la lancia? Tu sì, tu sei a distanza da lui. Ah, ok. Se no facevo mezzo passo indietro. Cambia nulla. Scusa, dimenticavo che visto che sono un vigliacco, io uso pure un'azione bonus per disimpegnarmi. Ma non ti serve? Ha letto le regole. L'ho fatto. Ha letto le regole, e ci sto credendo. Ispirazione! Sì! Ispirazione! Un po' gratuita, però va bene. Non è perché sono sei tu il mio cocco, allora bisogna andare a puntualizzare. Oh. Ispirazione, Dario. Tra l'altro Nicola, io vorrei ricordare che stasera c'era Andrea Scott, ma non ci hanno avvertiti. Sì, infatti. Ma lì Ricky è arrivato, ha cambiato tutto. Cioè, sono molto british. Quanto beep sei british. Posso portare questo attacco? Ma lo porti assolutamente, cavaliere. Non sono molto efficaci. 19, questo. L'ho preso. Colpito. Ah. 5 più 1, 6. 6 danni. Quell'arma per quanto rimaneva magica? Per un'ora, quindi vedo. Ah, ok, la 7. 7 danni. Ci finiamo il danno. Questo l'ho fatto. Di nuovo, affondi la tua lancia e cerchi di penetrare ancora di più il suo intestino. Effettivamente è molto ferito, non riesce a schivare bene il tuo corpo e lo infilzi, facendogli un ingente danno. Estrai la tua lancia, lui inizia a tenersi lo stomaco. Vedete che è molto ferito. Ah, un urlo con questa mazza che cade un pochettino al suolo. Dopo Marvin... Crosta! Crostino! Emozionami.
dopo aver studiato per anni, cioè 20 minuti, le tecniche di lotta, io evidentemente vado là coi pugni. Quindi colpisco con la faccia un ginocchio dell'orco e con lo stomaco il pugno dell'orco. Tira per colpire. E, essendo monaco adesso hai meno attacchi perché ho l'attacco bonus. Perché il buon Crosta, capito che le voci erano multiple, ha detto: ma perché non dedicarsi alla sacra arte della box? Mm. Ovviamente. Sì, ma devi fare il tiro per colpire prima. Non ti tiri già i danni. La sicurezza in se stesso strariba. Allora, primo 13. Non hai colpito? Era quello che volevo. Era per distrarre la persona. Sono un 20 naturale. Abbiamo un critico di Crostino, ragazzi. Un critico di pugni. Quindi il primo, il tipo ti tira una ginocchiata in faccia plateale. Fiotto di sangue che esci dal naso. Anzi, sai cosa ti dirò? Vaffanculo. Ti prendi pure due danni. No! Beh. Guardate quanto sangue ho usato! Però il sangue accega il nemico. Il secondo ti tira un cazzotto, tu salti per colpirlo, però evita il tuo pugno e tu li finisci con i due cazzotti in testa. Tirami per i danni. E raddoppiali. 6. 12 quindi. Sì, aspetta perché aggiungo la saggezza. Ok, meno 1. Tutti sappiamo è meno 1. Quindi 10 danni. Sempre sul mio, no? Sì, sempre sul tuo. Vedete che Crosta, saltando, gli arriva in doppio cazzotto in testa. Aveva visto, non so se vi ricordate come combatteva Carla e Marius la volta scorsa. Comunque la distrezza ho sbagliato. Quindi quant'è? È 3. Ah, quindi un botto di danni gli fai. Un botto di danni. Eh no, lo secchi, figlio mio. Lo secchi? Eh sì, perché nemmeno uno più 3. Ma è troppo forte. Allora, Crosta... Crosta è il primo, anzi il secondo avversario che abbatti coi pugni. Come lo abbatti? Questo giro lo uccidi, Crosta. Con i pugni nelle mani, Crosta. Io ho visto, ormai è evidente, sono un talento naturale. Sì. Quindi ho semplicemente imitato la mossa che ha fatto il nostro amico al bar Marius. In taverna, Marius. Boom. C'è dei pugnetti così. Mi sono entrati nelle orecchie. Piccoli, ma letali, pugnetti entrano letteralmente nei timpani dell'orco. Che facendo una tale pressione, vedete quasi un fulmine. Citazione, top. E vedete l'orco che. Il cranio si deforma ed esplode in una specie di liquido bianco, quasi accecante. I cartoni di Occulto non c'erano. Ah, ok, sì. Ma che hai fatto? E cade divelto al suolo. Marvin, il tuo scudiero, con le mani. Ma io sono orgoglioso. C'è una vedo che devi preparare il prossimo. Senti incontro. Quasi dopo tanto tempo una cosa simile a un cuore. Che fa? Tutum. E basta. Dopodiché cade a terra l'orco morto. Il mezz'orco è su Furcas, ma sta a Krim. Il mezz'orco, l'unico sopravvissuto, ti sta dando le spalle. Sta per attaccare il tuo compagno ladro. Che cosa fai? Vabbè, prima cosa estraggo la mia ascia bipenne. Sì. Giustamente. È questa ascia enorme. Esatto. Quella, quella che tra l'altro uno della tua razza ti ha alleato con queste bestie. Ma a me non è che mi abbiano trattato molto meglio pure i mezz'orchi, quindi appunto frega niente. Quindi con l'ascia bipenne che in teoria avrebbe dovuto decollarmi. Decollarmi. Sì, infatti è giusto, cioè volevo insultare. È giusto. Ricky, è giusto come verbo, tra voi rapper si usa decollare. Sì, stavo ascoltando. Cioè, dai e zio, decolliamo zio, assieme. Decolliamo assieme. Io mi fa volare. Mi fa volare, quindi cioè decollarmi da rapper. Dai, grandissimo. Comunque sì, gergo. Beh, gergo, dai. Vai per decollarlo. Esatto, vado per decollarlo. Decolla, dopo che l'hai fatto decollare lo fai atterrare, c'è top. Vabbè. Proprio. Me ne posso andare? Frizzantissimo. Andiamo qua, grazie. Io. Ok, allora, quindi
la estraggo, sono vicino comunque. Sì, sì, siete tutti quanti lì, sì. Ok, quindi mi avvicino e dico una cosa del genere. Ma no, prima che non riconosca che sia una donna, la vita di Furkas appartiene a me. Bellissima, è bellissima. Mamma mia. Ok. No, uccidilo. E attacco. Vai. Attacchi con vantaggio, Cream, yes, perché ti sta dando le spalle. Ok. Dai, quindi tiri 2 di 20. Ok. E scegli il risultato migliore. Yes. Concentrazione, mangio. 20 naturali. Boom, sorella, boom. E Cream, ragazzi, la serata dei 20. 2 di 12 più 5. Yes. 10. Boh, no, vacca, boia. 14-19. Il colpo è letale. Grim, ruolami come fai decollare. Okay. Mi fai volare. Oddio. Mi fai volare. Allora, visto che tanto mi sta dando le spalle, ho tutto il tempo di agire. Quindi decido di partire dal basso. Esatto. Quanti tutti noi uomini ci siamo guardati per un motivo. No, vabbè, arrivo lì, però parto dal basso e di precisione gli vado sulla testa. Meglio, meglio. Sì, ho meno freddo adesso. Sì, infatti, cioè, perfetto, quindi c'è tipo una sventagliata. Esatto, prendo proprio la rincorsa. Sì, cioè trascinandola al suolo, vedete, esatto, la striscia di scintille. Naturalmente siamo dentro un dungeon, quindi fa un casino infernale. Orrà. Parti, la tua ascia si alza, vedi Cream saltando che stringe la sua ascia, il mezzorco sta già sbavando, pronto con la sua spada a ucciderti. Cream si abbassa, un taglio netto, la testa cade al suolo, un getto di sangue ti arriva sul volto, cade a terra, esanime. Il combattimento è durato pochissimo, pochi secondi, siete stati letali. I due corpi sono al suolo. Fai qualcosa stasera? Io mi pulisco il cerume dalle mani. Comunque c'è stato, c'è arrivato un messaggio che ti hanno chiamato Crosciro. Crosciro! Crosciro è bellissimo! Subito! Anche Ocuto no Crosta! Eh? Ocuto no Crosta! Ocuto no Crosta, ragazzi, c'è! E aspetta, c'è anche... Vabbè, Crosta è guerriero! Sì, ok, non sta a leggere, ruola. Che è successo? Che cosa fate, ragazzi? La stanza è meravigliosa. Guarderò un personaggio a caso. Allora, io dico no. Un forziere. No, no. Compare Crosta. Sì, Crosta. Compare, sono ancora ubriaco. Compare Furkas. Sono io, sì. Se ricordi, la voce ci ha detto. La voce non mi ricordo di chi fosse. Ci ha detto non toccare loro, non fidarci di loro. No, sono ubriaco. Ah, sono ubriaco, ok. Di non toccare loro. Ora non loro toccare porta loro, solo forse la rovina. Loro porta la rovina. Infatti c'è. Che boy? Un forziere chiuso. Quindi non giustificavo il loro ruolo nella società. Quello era un mago. Io sono uno stregone. Tu sei uno stregone. E ti dico non toccare loro. C'è loro. Forecast, c'è loro. Ovunque. Calici d'oro. Dragoni d'oro ovunque, quasi 1000 dragoni. È palese. E c'è un forziere. È palese. Forziere non Furkas è oro. È palese. È palese. Forziere non è oro. Conosci la leggenda? Io forziere non lo porto via. È metaforico l'oro. È metaforico. Le ricchezze. Da la tua qua adesso, la tua bramosia, ti condurrà nella tomba. E siamo a te noi. Ma con loro. No, no, con noi. Non con loro, con noi. No, ma Furkas, che vai, cosa fai? Io sono uscito dalla porta per controllare che non ci stanno altri guardie in arrivo. Tu vedi un enorme corridoio che poi vuoi gira a sinistra. Ok. È lungo in giro di 100 metri. Non sta arrivando nessuno in questo momento. Controllo il forziere. Senti un potere magico. Si posso controllare il magico. Metti che trovo qualcosa da stregone L'imitazione non mi piace. Per favore, il nostro ospite l'Enrichi questa sera l'ha trattato con rispetto. Ci arriviamo a 1,5 milioni di views solo grazie all'Enrichi. Quanto cazzo sono ricchi? Bitch. Io ti sconsiglio di farlo. Vuoi che lancio un incantesimo per controllare se c'è qualcosa di magico nella stanza? Me lo fai sprecare così? Te lo faccio sprecare così. Se ti convince sia basta. Perché sennò io... Tu vorrei prendere l'oro. Vorrei tanto aprire questo. Io ti persuado a non farlo.
Mi vuoi persuadere a non farlo? Non si fa? Non posso di niente, sto fuori dalla stanza. Dove è Marvin? È morto. È morto? Mi sa di no. Se n'è andato? Ce ne siamo finalmente. Non so se siamo. Però sta chiudi la porta. Non c'è porta. No, questa non è capace di fare. Non c'è porta, è un arco. Che cosa fate? Non toccare l'oro, io te lo dico così, basta, non toccare l'oro. Cioè stavo detto di non toccare l'oro, non toccare il forziere, c'è sicuramente una trappola. Devo toccare il forziere. Vabbè, controlla che ci sia una trappola prima. Controlliamo, certo che controllo, sono professionista. Io controllo che ci sia una trappola nel forziere. Fai un tiro. X. Fai percezione. Il forziere ti sembra un forziere normalissimo. È chiaramente un forziere normalissimo. Che palle, lancia. Non ci sono trappole vicine. Lancia in situazione del magico. Lancia. Non sì. È un oggetto comune. Già che ci sono, controllo tutta la stanza. Anche, non c'è niente di magico. Non c'è niente di magico. Abbiamo il forziere, no? Io non ti ho detto niente. Abbiamo il forziere? Ha detto di sì. Vai, cosa fai? Io provo ad aprire il forziere. Io esco dalla stanza. Ti avvicini, vedi questo forziere meraviglioso. È proprio classico forziere come tu immagini, di legno quadrato, con la parte sopra che si richiude rotonda, ha delle gemme incastonate. No. È bellissimo. È bellissimo. No. Nell'esatto momento in cui lo tocchi, fammi un tiro in storia. Il sole è pieno. Insomma, non posso, non posso. Insomma, non mi risultava come per la magia, no? 19. Nell'esattamente in cui tu tocchi il forziere, ti viene in mente la regola, la terza regola di sopravvivenza nei dungeon di X il Mistico, che recita così: a volte un forziere è soltanto un forziere, ma è meglio non scommettere. Lo vuoi? Nell'esatto momento in cui lo tocchi, la tua mano si appiccica al forziere. Il forziere, vedi come una bocca oscena, ragazzi, che si apre dal forziere. Dei denti spuntano fuori, un'enorme lingua viola. Mamma ti inizia tutta ad attorcigliarsi intorno al tuo braccio. E avete un mimic davanti a voi. Era troppo bello. Ci mancava solo una forca. E immediatamente ti morde. Ma è lo stacco il bacino. 12 più 5, 17. Ah, io quanto mi dispiace, guarda. E ti fa 7 danni perforanti più 2 danni da acido. Inizia a sentire il braccio, vedete il braccio del vostro compagno che viene risucchiato dentro. Questo forziere che pian piano inizia a mangiarlo. Sono disposto da e tutti quanti voi. Che non è stata un'idea lungimirante. Ricordate cosa vi aveva detto Bahra? Non ci lo ricordavo. No, l'ho già da prima, in realtà lo ricordavo. Porta solo alla rovina. È rovina, ce lo ricordavamo tutti. Tranne Urkas. Ragazzi, teniamo l'iniziativa di prima. Toxam, sta a te. Io sono andato forte all'inizio. Io che stavo raggiungendo. Tu sei fuori, quindi c'è. Vabbè, però. Ho strillato il nuovo. Hai strillato Marvin, ok. Io che mi stavo dirigendo verso l'esterno della stanza, sì, perché ho visto che c'ha l'incantesimo mio quello dietro. Poi. Tu sei in lotta, scena, sei in lotta con lui, sei in lotta, quindi devi liberarti. Questa scena, rimango sbigottito. E sei con tutti i con svantaggio adesso. E la prima cosa che però viene da fare, visto che vedo un sacco di sangue, no? Eh sì, vedi, ma perché sangue c'è ustione, c'è il vostro compagno che sta urlando. E questo forziere... No. Magari c'è qualcosa dentro, però... però a me mi viene l'ansia perché vedo che è ferito, quindi vado lì a curarlo. Quindi bravo. Vado là, grazie. E quindi utilizzo l'incantesimo, direi cura ferite. Vai. Ok, quindi. E nel frattempo, mentre è cura ferita, mi verrei a contatto, no? Sì, a contatto, devi toccarlo. E mentre sto facendo, provo a tirarlo via, quindi si crea una scena un po' all'American Pie. Gli dai vantaggio dopo, cioè lui ha svantaggio, tira normalmente per la lotta. Ok, quindi io faccio questa cosa. Allora, sì. Furcas, ti recuperi un D8 mio. 8 più 3, 11. Se tiriamo qui
Quindi? 11 danni. Quindi... 11 danni recuperi. 8 più 3, no? Sì. Meglio, potremmo controllare se dentro un Furcas, sta a te. Allora, tu adesso sei in lotta, quindi devi liberarti. Ok, sempre svantaggio? No, adesso c'è lui, cioè lui che tiri normale, quindi è un tiro contrapposto. Sono obbligato dalla sua lingua? Sì. Ok, io provo con lo stocco. Non provare, non provare. Ma fai finito. Fare o non fare? Non fare. Ho fatto 25, quindi non provare. 25. Prova se vuoi, ma... Beh, proviamoci. Ma è bellissima. No, anche ho fatto 20, ma cioè, ragazzi, no, bellissimi dadi qua. Oggi, quello, ragazzi, dopo Dio solo sa quanti anni, mi sono dimenticato i dadi a Milano. È stata un'onta per me, mi hanno tutti presi per il culo. E sono andato a comprare un paio di dadi che stanno facendo fare solo 20, quindi il top. Io ti ho preso per il culo, però ricordo. Sì, quanto hai fatto? Vediamo. Adesso vediamo. Uno! Più 6, 7. Hai fatto uno? Naturale. Sì. Hai fatto uno, forse. Ma quanto adesso hai fatto uno? Hai fatto uno. Mi sembra un bashing. Ti ricordi l'anello meraviglioso che ti aveva regalato Marvin? No, rimarrà un ricordo. No, te l'hai rimesso al braccio. Senti la lingua. Senti l'anello che hai tirato via. E senti anche la falange. No. Un urlo devastante, la falange che cade e l'anello, e vedi proprio il gargarozzo del Mimi che lo ingoia. Non lo guarda. Quanto te odio e quanto te odio pure a te, Marvin. Zitto. Il tuo secondo studiero, quello sfigato, è ma brutto. Ma non mai, cioè se ho fatto due io non agirò mai. Nilriki, dopo sapete. Che cosa fai? Vabbè. Vedi? Il tuo anello. Bene quello che vedo, perché io so che cosa sto per fare. Il tuo l'anello, uno dei tuoi tanti averi, tanti, di cui ti stai liberando, perché capisci nel tuo stato poi che gli averi materiali non servono a nulla, viene ingurgitato da questo mimic. Non è riuscito a liberarsi per niente. No, e c'è la scena. È lui che urla con Michael braccio molto ustionato, dietro il nano con i piedi puntati sui denti del mimic che lo sta tirando, e questa lingua che si sta attorcigliando sempre di più sul tuo compagno. Gli taglio il braccio. Ma che sei scemo? Ispirazione. No, sto bene, sto... Ispirazione, colpiscilo. Robby. Colpiscilo! Allora, Robby, se tu fai 20... gli amputi di netto il braccio. Che miseria. Se tu fai invece, lo colpisci, fai danni alla lingua e a lui. Ok. Però se fai 20, gli tagli di netto il braccio. 20, 20, 20. C'è ispirazione. C'è ispirazione, sono due. Puoi ritirare. No, sempre uguale. 9. Bello vedere come partecipa. 9 più 7, 16. Lo colpisci, quanto hai di classe armatura? 16. Colpisci entrambi. Bene. Tu vedi Furcas, immagino con la spada, Robin, sì, no? Sì, con... vedi Marvin che molla la lancia, tira fuori la spada. Che cosa gli dici prima di colpire Marvin? È per il tuo bene! Io te sputo! La lama si abbatte, colpisce di netto la lingua del mimic. Quanti danni hai fatto? 6. No, più 1, 7. Colpisce di netto la lingua del mimic. Vedi che si ritrae, però ti ritrovi la lama conficcata all'interno del tuo osso. Pensa che ci... Ma hai fatto male! E ti fa 7 danni. Pensa che ci ascolta con le cuffie, non ti accontenta. Mamma mia. Dopo Marvin abbiamo Kroshiro. O Kutaro Crosta. Ah, solita concentrazione. Arriva. E poi seguo l'esempio del maestro. Colpisco il braccio e la lingua. Ma no, non lo trattiene più. Lo so, però lui segue l'esempio del maestro. Stop, lo fa comunque. C'ha due colpi, no, uno al braccio e uno al... Ma no, ma perché? Crosta. Io do sempre di peso. Crosta, c'è ancora la spada conficcata nel braccio. Certo, sopra la spada in maniera da... Se tu fai 20, gli tagli il braccio. Che pazza, ragazzi. Anzi, gli fai esplodere il braccio. Giusto. Crosciuto.
Signori, cosa è venuto fuori? Vengono tutti, ma che cosa stai facendo? Faglielo vedere. Michele, alza. 20? È venuto fuori 20! Voglio che mi descrivi perfettamente la scena di come amputi il braccio a Forcas. Hai ristorare tu? Che? Controllo. Ormai è evidente che sono un professionista, non c'è niente da dire. Voi vedete? Ho sprecato una vita. Ho ristorare inferiore. Guarda che fa, mi sa che non basta. Saltello sul posto, unisco le mani, no. Concentro il chi, che è alzo di gara, non importa. E poi do una pesantissima botta contro la spada infilzata nella cosa. E utilizzo la spada come leva per tranciare il braccio. È il testo. Sei salvo! È il testo sinistro. Il sinistro. Sei salvo, Furcas! E il tuo avambraccio si stacca. Io sono completamente in shock. E il tuo dolore c'è. No, no, c'è. Non si toccherà niente. No, tu da questo non senti niente. Mi giro verso tu naturalmente. Tosca, sì. Lo riesci a tirare via adesso. Sì. Ah, hai visto? Ce l'abbiamo fatta. E vedete il mimic. Rutta anche. E vedi che esce l'anello. L'anello vola. Lo prende al volo. Sì, oh. Dai, l'anello. Sì. Mi giro verso Crosta completamente sciocco. E c'è Crosta che naturalmente, memore di cosa era successo la prima volta che aveva vinto, si tira giù i pantaloni e salta. Io vedo Crosta e... Pilates. Cardio. E poi salta. Tu logicamente... Svieni, stai perdendo un quantitativo di sangue. La cosa divertente è che nel frattempo Marvin si sta facendo i cavoli suoi in giro. Io vorrei notare che Crosta non ha neanche pensato di attaccare il Mimic, ma ha direttamente amputato il braccio. No, è il secondo colpo per il Mimic. Ah, scusami, è vero. Scusatemi. Che sciocco. E intanto c'è il tuo compagno supino per terra con un piccolo getto di sangue. Torna subito da te, No! Sistemiamo anche l'altro braccio. Il Mimic non l'ho colpito invece. Signora Carla, come può vedere, suo figlio sta bene. No, è senza un braccio, ma sta che è veramente una crosta. Si chiama Roberto lui comunque. Barbetta è Roberto. E tira. Il secondo tiro. No, l'ha fallito. No. Ma questo l'hai fallito! Ero sbogliato. Questo l'hai fallito! Il secondo tiro vai per colpirlo, però sei così contento perché tu sei convinto di aver fatto un favore al tuo amico che al posto di colpire fai e ti eserciti per il prossimo attacco. Crim, diciamo che la scena è topica, c'è ancora questo cacchio di come avresti potuto impedirlo. Ringrazio il palla di fuoco, se no bacio palla di fuoco allora. Che cosa fai, Crim? Oddio, sono tentata di andarmene anch'io. No. Vabbè, niente. Ovviamente c'è ancora questo coso con la lingua. Sì, la lingua è molto ferita, la sta ritraendo. Appena fatto uscire, si è mangiato il braccio. Perfetto. Ma è un pericolo uscire. In generale solo quando ti avvicini a contatto? Cioè adesso. Il mimic. Esatto. No, so un casino allucinante. Cioè, nel senso. Diciamo anche per quelli a casa. Sì, sì. Beh, mi penso che quelli a casa conoscano un mimic. Non si sa mai. Se no, comunque, il Mimic è una figata, mettetelo ovunque, può essere una porta, può essere qualsiasi cosa. Mettete il Mimic perché è divertentissimo. Sembra strano, ma lo conoscevo anch'io. E nonostante questo, tutti non toccare il forziere. Tocco il forziere. Sembrava così. Allora, bello. Siccome non mi ci voglio avvicinare troppo, uso la lancia. Hai una lancia? Sì. Sì. Ah. Cioè, lascia la lancia. Ah, giusto. Non ti va a delirare a terra, Crosta, sei tu fantastico. E lui fa, no, monaco! Vai! Ho capito che quindi tocca di nuovo a me risolvere questo gran casino che continuate a creare. C'è tantissimo sangue per terra. C'è uno che ha perso la testa e che ha lasciato un lago di sangue. Esatto. Un altro che ha perso un braccio e un lago di sangue. Io cerco di raccogliere sangue e cerco di rimettere il bambino. Crosta nudo che va in giro e io salta. Inutile. Dio santo. Niente, lo attacco quindi...
creatura maestosa. Oh, per un combattimento che abbiamo risolto bene, cioè tutto perfetto è andato. Vai. Quasi. Invece no. 5. No, allora, 2. È Crosciro, abbiamo detto. Tu sei a terra. 8. Sono a terra, sono a terra. Tu? Tu vai per colpire, mentre stai facendo leva con la tua ascia per abbatterti, con la lancia per abbatterti, per abbatterti col mimic, il tuo piede scivola sul sangue, quindi la lancia si alza, colpisce giusto l'angolo del mimic, vedete delle scintille, però il tuo colpo non ha effetto. Pippa! Dopo sono andato già una volta. Abbiamo il sommo Lil Tortis. The Tortis, che cosa fai? Io ho visto tutto questo dalla soglia della porta del dungeon. Cioè, ho visto prima lui che veniva preso dal... poi lui che gli ha amputato un braccio, poi lei che è scivolata con la lancia. Io sto lì sconsolato, non so che fare, nel senso, c'è un modo di ritornare indietro da dove siamo arrivati? Mi dispiace. Aiuto, fallito! Io sono gli occhi accesi, non è possibile. Tornare nel passato. Ma proprio nella vita reale, cioè, non si può. Cominciare a trovare un'inizio di tempo, se capisci? No, no. Cambio PG. Non so, cazzo, gli occhi acceso, faccio, non è possibile. E lancio dardo incantato potenziato. Perché mi voglio sbrigare, perché già mi sono rotto le palle di stare in questa stanza. Ovviamente no, sono un nemico. Su crosta. È un nemico, no? Gli è venuto il nome rosso. Ha attaccato un culo. PvP. Dal mio punto di vista è PvP. No, scherzo, sono un nemico. E... mi presti questo? Prego. Grazie. Vai. So, mamma mia, vado forte. 3, altri 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 danni al mimic. Sono i primi che prende. No, ma ho già preso tutto 7 danni. Questi colpi qua iniziano a colpire il mimic. La sua lingua esce. Vedi che si muove, tipo muovendosi, saltellando. È un qualcosa di disgustoso perché ha questa enorme fila di occhi, queste orecchie, questi denti sbavanti, questa lingua che lancia acido ovunque. Ma è una figata, è bastante, non mi capisci un cazzo. E lo colpisci. Lo colpisci in un occhio, lo colpisci nella lingua, la lingua inizia a essere ferita. Vedi che il mimic inizia un pochettino a essere più acciaccato. Vedi che fa questi versi disgustosi. Questa al mimic. Finisci Dario. Non ti prende Pulkas, purtroppo. Mannaggia. Vedi che cerca di nuovo con la lingua di prenderti, però uscendo, tirando fuori questo nome lingua, tocca il sangue per terra. Vedi che inizia a leccare un po' di questo sangue qua e rientra dentro. E si sta pregustando, visto che ti ha appena mangiato il braccio. Lo trova molto gradevole. Coxa! Il braccio sta per terra. No, sì, no, sono ingoiato il braccio. Ok. Tocca a me? Sì. Ok. Io vedo che comunque sta succedendo un macello. E fai te. Hai appena lanciato via il tuo amico, sei sangue ovunque, il tuo solo ormai è diventato qualcosa di disgustoso. Io il tuo altro fiore. Utilizzo un infliggi ferite contro... No, ora aspetta, no, perché quello poi lo mangia pure a me, aspetta. Buoni tutti. Tozza, amico mio. Tiro fuori. No, facciamo sempre roba a distanza. No. Utilizzo... Se evoco un'arma spirituale può attaccare già da questo turno oppure... Sì. Ok, però secondo livello... Cioè siamo in un dungeon, quindi magari ci sarebbe un boss. Vado di un altro dardo tracciante. Ok. Sei un power player però. Era un boss. Vedete, nella quinta in teoria è più importante il ruolo. In questo caso qua abbiamo un power player disgustoso. C'è in ogni gruppo, c'è il power player, c'è chi vuole solo dialogare, c'è chi carica e basta. C'è chi vuole i soldi, ma non ci sono i cliché nel gioco di ruolo, assolutamente. Vai, splittate il party e non focussate, mi raccomando. E toccate sempre qualsiasi forziere, anche se c'è dito l'oro porta male, sempre. 19. Colpito. Colpito. E quindi sono di nuovo 3d8 se non sbaglio. No, 4d6, scusate. 3d8 che cazzo è? 6, 8, 12, 15. 15 danni. Il tuo dardo comunque inizia a fare dei danni ingenti al mimic. Vedete il mimic che quasi arretra lievemente. E inizia già anche a creparsi del legno all'interno del mimic. Alcuni denti saltano. Inizia a essere... parecchio, parecchio ferito. Furkas,
Allora. State. Il tuo braccio. È andato. Nello stomaco del Mimic. Mi sa che da mo. Allora, io sono furioso contro il Mimic, ma completamente stordito. Quindi non capisco nulla di quello che faccio. Per cui vado per colpirlo, ma afferro da terra la testa dell'orco che ha tagliato lei e la uso per colpire il Mimic. Ispirazione. E che bonus mi va sempre lo stesso? Tira. Ah, ok, tu. Questa è la 13. Ispirazione, due dadi. So che in teoria non si potrebbe fare, ma ti faccio fare attacco furtivo col morso dell'orco. Perché è bellissimo. 19 è. Cioè, tipo gli picchi. Con l'unico braccio che hai lo muovi così. Quindi 25. Beh, colpito la grandissima. È un D4, però ti faccio come se fosse un'arma improvvisata. Ok. Fai un D6 più un D4. Grazie. 6. Tu? Senza moltiplicatori perché sono. 6 se non ci carichi la forza sopra. No, è destrezza. Destrezza e forza. Ah, è destrezza, quindi ce ne mette più 4. Sì, quindi 10. Quindi 10. Tu prendi, quando vedi ti stai avvicinando, la lingua del Mimic esce, tu lo prendi con l'unico braccio, il moncherino, nell'esatto momento in cui esce la lingua, appoggi il collo insanguinato della testa dell'orco sotto di te e lo usi a mo' di mega dentiera, passa la lingua, gli dai un colpo netto e tranci la lingua del Mimic che si era avviluppata al tuo braccio. La lingua cade, è come una specie di serpente. Vedi il Mimic che fa dei versi allucinanti. Il tuo sangue gli riempi gli occhi di sangue, inizia a essere una bassa visibilità anche per il Mimic. E gli fai un ingente danno. Visto che però sta diventando tutto un po' splatter, sì. Mi sento di fare un messaggio edificante: non drogatevi. Marvin, sta dall'alto con la lancia a distanza di sicurezza, perché è una creatura così, affondo la lancia dall'alto per dare la giusta morte a questa creatura abominevole. Tirami con vantaggio, perché Mimic adesso è totalmente incentrato sul tuo compagno che gli ha appena strappato via la lingua e non vede di lato anche a tutto il sangue del braccio amputato. 16 più 7, 23. Colpito la grandissima. Presa, ok. È diventato come un angelo adesso. È bellissimo. 13, c'ho ancora più, 14. Come lo uccidi? Dall'alto al grido di beccati questo, demonio! Che è anche una citazione. Mi dispiace. La tua lancia penetra, sfonda la parte superiore del Mimic. Entra, e mentre entra in fondo senti croc toc. È il mio nome questo, aspetta. Ops. Il Mimic torna a essere un forziere. Con un verso ti guarda, estrae la lancia, però vedi che qualcosa blocca la fuoriuscita. Ops. Tirando via forte la lancia, estrae la lancia e vedi sulla punta della lancia un braccio così. Amico mio, che Marvin ti porge. Credo che questo sia tuo. Al momento non riesci a riattaccarti il braccio, ovviamente. Provare ad attaccarmi anche la lingua del Mimic e usarla come frusta. Vuoi usarla come bello? Allora, qualcuno faccia qualcosa per Furca, questo uomo. Furca si riattacca il braccio, mettendoselo vicino, prende la lingua del Mimic. Lorenzo, poni fila a sta cosa paterna, per favore. E se lo stringe. E c'è un braccio di un colore disgustoso, ragazzi. Disgustoso, è già verdognolo. Che dici? Violaceo. Lo attacca. Ho visto di al suo braccio. Idea. È solo una ferita di stringere. Naturalmente, naturalmente il braccio te lo blocchi così, perché se tu lo tieni così appena corri il braccio parte. Certo. Quindi ah, comunque fa attento di quanto tu di costituzione, perché la scena è disgustosa. Perché mai? Io sono quasi felice. Mamma mia, io ok, ho fatto 3. Io forse è meglio che cambio dati. Ma per te. A me frega poco. Crostino inizia ad avere serie difficoltà. E Mimic. Cambio i dati. Mettimi il braccio. Sto soltanto. Io 18.
Idea 18. Comunque in Dungeons and Dragons for Dummies hai 2 di 6 di furtivo su uno. E glielo ho anche detto prima. Ma però, ragazzi, se uno. Sì, no, facciamo prendere 2 di 6, eh. Sì. Prendiamo 2 di 6, solo la seconda volta. Allora, quando il master vi dice qualcosa, si segna sulla scheda personaggio. Il master ti dice una volta: hai livellato? Sì. Hai visto tutti i bonus che hai? Sì. Sei sicuro? Sì. Hai 2 di 6 di furtivo? Sì. Lo sbagli una volta, glielo ridici. Lo risbagli, basta. Perché i master vi aiutano, ma non sono le vostre balie. Magari non avresti perso il braccio se avessi tirato prima 2 di 6. Chi lo può sapere? In che modo? Che cosa fate? Idea, visto che ti piace usare le cose che trovi, perché non ti attacchi un altro braccio così? Per... E dove stanno due orchi in mezzo a un colpo. Ma non c'hai degli incantesimi di cura? No. Non ancora? Non ce l'ha? Ho un ristorare inferiore. Vabbè, che trovo questo sta col braccio sanguinante? No! Ma che sanguinante? Se l'è attaccato con qualcosa? Non si può fare minimamente. Accendete una fiamma, ricca. Ci sono? Ci sono le torce brand. Cioè, riscaldo la fiamma sulla torcia brand. Ho fatto anni e anni di trincea in guerra. Tu sai. È molto importante che tu non mi devi toccare. Marvin, tu sai perfettamente che è una ferita aperta così. Ma no, può andare in setticemia. I migliori, la migliore c'è solo che tu ho visto morire in questa maniera. Un modo per bloccare il tutto. Chiaro. Riscaldo la lama della spada sulla fiamma. Tenetelo fermo. Posso fare una domanda? Ha funzionato in qualche modo? Ha fatto qualcosa oggi? Io ripeto, mi sembra di averlo detto abbastanza chiaramente. L'oro porta solo alla rovina. Maghi buffoni. Furcas, guarda, passa subito. Okay. 2 secondi, fammi 2 minuti. Mi tieni la mano? Mi attacco di un po' qua al braccio per tenerlo fermo. Crusciro. Lo fai? Eh sì, per forza. Non credo che ci sia scelta. Te lo fai fare? Io lo tengo fermo. Siamo appena entrati nel dungeon, tu hai già perso un braccio. Il primo dungeon. In maniera stoica. Con crosta che ti tiene il braccio, orgoglioso di avertelo tagliato. Tutti i tuoi compagni dice comunque, non c'ha via qualcosa lui. I tuoi compagni ti sono vicino. No. Marvin ti guarda. Durerà poco. È per il tuo bene. È quello che hai detto. E ti appoggia la lama rovente sulla ferita. Questo è un segno di coraggio, Furcas. Tranquillo. Un dolore lancinante pervade tutto il tuo corpo. 9 danni, ma tu stoicamente gli incassi tutti, è un po' di mancamento, l'orca ti tiene vicino. E ti metto uno del un odore nauseante di carne bruciata entra, lo sentite, pervade la stanza. Ma immediatamente dopo il dolore scompare, non perdi sensi. Lo rispettate per questo. Tutti quanti siete stati in battaglia, Marvin tu. Io non ti rispetto. Hai visto tu persone svenire dal dolore per molto meno. Qui la mano. Dopodiché tu per sicurezza ti prendi il tuo braccio, te lo metti in saccoccia, sì. Ti chiudi, ti fai un nodo alla camicia, ti tieni, ti blocchi il braccio. Mi dà un tono, no? E la vostra avventura finisce qui. Continua. Che cosa volete fare? Che cosa abbiamo imparato, Vulcas? Sì, Costituzione poi l'abbiamo fatto. Sì, sì, ma è una vecchia. C'hai ragione! Mi sembrava che mi far vomitare crosta sulla ferita. Non mi dà la mano, però. Scusami, apriamo il forziere! No, gli Enrico dopo mi manda la gang addosso. Non possiamo trasformare in un rosso. È morto il mimico. Apro. Pozioni di cura. Vediamo che c'è dentro. Diamo le pozioni di cura. Grazie. Grazie. Al vostro buco. Obbligato. 2 di 4 più 4. Bene. 2. 6. Più 4. 6. Hai colpito. Io ti sento polemico stasera. Questo è il mio dado da lenti. Grazie. Vorrei far solo notare. Quanto ha goduto Michele quando ha fatto 20 e ha puntato il braccio a un suo compagno. Allora, ha fatto 20. Ma voi non avete visto la faccia di Roberto? Roberto fa, no cazzo, volevo buttarglielo io. Questo è stato ricordare a Michele, al pubblico, che viviamo nella stessa casa, ho accesso al tuo spazzolino. Però chi cucina in casa?
Dario. Questa cosa io andrei avanti. Siete all'interno di questa stanza. Ci sono dei dragoni in giro. Su monete d'oro. Ok. Prendili. A posto con la prendili. Uscite. Quello che vedete è un vicolo cieco alla vostra destra. Alla vostra sinistra c'è un lungo corridoio, lungo all'incirca una quindicina di metri, che fa una curva a gomito sulla sinistra. Che cosa fate? Quanto è largo il corridoio? All'incirca un paio di metri. Ok, scudo alzato, lancia appoggiata sullo scudo, avanzo fino alla curva e giro per primo con lo scudo. Avanzi così? Sì. Come è? Come siete messi in fila? Primo io. Io dietro. Secondo? Non conviene che l'altro tank vada in retroguardia. Io sono il tank e te stai... Va bene, quindi primo, secondo. Io faccio lo stratega, sempre. Io in mezzo, così curo. Ok, secondo chi si mette? Ma io sono un tank, quindi okay. Posso stare dietro. Ok, alla fine? E tocca a te, le torti. Sei l'ultimo. No, mi dispiace, sono tutti no, sei tu. Cioè, c'è lui, sei tu. Perché ha detto che si mette per ultimo. Lui si mette per primo. Primo, secondo. Come secondo? Sono verso il braccio, rimani sempre... Primo, secondo. Terzo io. Terzo. Quarto, quinto e sesto. Ah, ok, vabbè, non mi fidavo. Tu vai avanti, prossimo Spavaldo. Chi è che l'ha tagliato il braccio? Io mi sembra. Spavaldo, con lo scudo e la lancia, a un certo punto cammini, senti. Trac. Click. Dall'alto, su tutto il corridoio, una pioggia di frecce. Ma perché non va avanti il nostro lato? Io ho detto chi va avanti. E chi se ne frega, la tua percezione è comunque buona. Fai, io ho tirato, lui è andato, io sto indietro. Che giornata di merda. Ti arrivano due frecce, una anche dietro. Non senti nulla, tutti quanti voi ragazzi. Grazie. Come tutti quando quanti ci siamo voi conosciuti, te lo ricordo. Fatemi un tiro su Costituzione. No. Vi dico anche la CD. Tutti, CD no? 15. Tutti? Tutti. Sì. No, vabbè, tu... Non io serve. Ho presa secca. Te non serve, ma non serve perché c'è. Cioè, te non serve questa cosa qua. 9. 9, niente. 19. Ma se chiedi quanto ha fatto Furcas. Quanto hai fatto Furcas? 1 più 1. Benissimo. Uno naturale. Vabbè, era già molto provato. 19 più 1. Perfetto. 16. 9. 9. 14. Io sto pure senza armi. Chiunque ha fatto sotto il 15 si prende 5 danni. Di queste piccole frecce che arrivano addosso, non è un dolore troppo grosso, è giusto queste freccette, ma dopo pochi attimi sentite un bruciore, ecco, che si espande su tutto il vostro corpo. Siete avvelenati per la prossima ora, ovvero... Io non sento dolore. Chi è avvelenato? Ridicolo. Uno. No, utilizzo ristorare inferiore per curare avvelenamento a tutti. No, tu no. Io no. Uno, due... E tre. Utilizzo ristorare inferiore immediatamente. Quindi tre incantesimi così. Sono trucchetti però. Tre trucchetti, ristorare inferiore per togliere l'avvelenamento. Sì. Perfetto. Se no avete svantaggio per un'ora. Quindi nell'esatto momento in cui lo senti subito tu, Toxa, tocchi, estrai subito la ferita, tocchi, vedete un lieve vapore che esce dalla ferita e vi sentite meglio. Vi siete presi lo stesso 5 danni. Sì, ma sì, magari c'è ancora il veleno, c'è il veleno. Dal braccio, partite. L'ultimo braccio che mi rimane, c'è il veleno. No, naturalmente la freccia ti è finita sulla ferita. Ma Marvin? Ma da dietro, Marvin? Cioè? Io manderei avanti il ladro. È gravemente menomato. Posso sopportare qualsiasi ferita. Come ti senti, Lucas? Splendidamente. Splendidamente, ma andiamo avanti il ladro che magari... Trova le trappole meglio io di te. È molto coraggioso. Io ho sbronza molesta, non so che senso. Non lo so. No, ce l'avevo con lei. Arrivati alla curva. Ok, io comunque quello faccio. Siete arrivati alla curva. Vedi che il corridoio prosegue e rigira. Capisci che siete una C. Ok. A metà del corridoio vedi che c'è una piccola rientranza sulla sinistra. Il corridoio è uguale, lungo 15 metri, proprio vedi che fa 15, 15, 15. Ok. Che cosa fate? Cerchiamo delle trappole, vi va? Master, io ho percezione del pericolo. Sì. Però percezione c'ho zero. Sì, no. C'ho proprio con le trappole. Come... Non ci sono trappole, tiro sulla vostra percezione passiva.
qua non ci sono trappole. Qua inteso quale, okay, scusate, quale zona? Quadrato. No, siamo all'altro, torna indietro, io sempre scudo, lancia puntata, avanzo fino alle, a... Allora, in fondo, vedi che ci sono delle luci. Luci di che tipo? Come se fossero delle fiaccole. Okay. Nel mezzo, vedi che c'è questa piccola rientranza con una grata, camminando la vedi. Da che parte vuoi andare? Vuoi andare dritto? Aspetta, sta sopra. Voi camminate davanti a voi, sulla sinistra, c'è una piccola rientranza con una grata sopra. In alto, sopra, larga 3 metri. Una grata molto fitta, la vedi, è molto spessa di metallo. Più avanti, invece, ci sono delle fiaccole. Che vogliamo fare? Cerchiamo delle trappole. Ci va. Camminiamo al largo di questa parte. Continuiamo la grata o continuiamo dritti? Non credo, ma la grata ci impedisce il passaggio. No, la grata è in alto. Ah, okay. È in alto, è come se fosse una specie di semipozzo, una semicirconferenza, con in alto all'incirca un metro e mezzo è troppo basso, 2,5 metri l'altezza, questa grata. Quasi quasi tonda, una grata. Di 3 metri. Posso provare con la lancia a vedere se la sposto? E poi ci arrampichiamo verso l'alto. Sì, perché comunque il corridoio è molto più probabile. Oh, mi raccomando, tu adesso non avresti. Dove saliamo sopra? Tu adesso ce l'hai. Ricordatevi, ti smontiamo e ti usiamo come scala. Tu adesso vedi solo dalla grata vedi delle piccole luci. Se ti fermi a vedere la grata, dipende se volete andare dritto. La grata la seguiamo. Ah no, tu devi spostarti sotto la grata, però. Vabbè, lo faccio. Scusa. Hai paura delle grate? No, non funziona così. Allora, tu vai sotto la grata. Immediatamente vedi che c'è qualcuno in piedi. Vedi solo i piedi da sotto. Che cosa fate? Non sta guardando verso il basso, è molto fitta la grata. Voi, questi, i piedi di un essere umano. Ma c'ha, lo capisco se c'ha una tunica, se c'ha un vestito. È un'armatura completa. Tu devi alzarti o farti alzare da qualcuno per vedere meglio. O alzare questa qualcuno. Questa grata come è fissata alla parete? È un blocco di metallo. Di 3 metri per 3 metri, molto fitto. Però è bloccato. Da che? Cioè, ci sono degli elementi strutturali che riusciamo a vedere? Da dentro no, da dentro sembra proprio un tondo. Ma non capite, probabilmente è bloccato da qualche cosa all'esterno. Gli fai dei danni, non lo uccidi. Magari lo fa pure farlo cadere. Tu sei sotto. Fai molto di percezione, Roby. 5. Senti un brusio. Ma non capisci. Ah, no. C'è qualcuno deve vedere. Da sotto non capisci. Tiriamo sul cross. Perché il nostro ladro non sta facendo queste cose? Sì. Che cazzo ce la siamo portati a fare? No, io sono incapace di prendere la decisione. Ma ce l'ha più. Andiamo fino alle 2 sofferenze. Vai a controllare. Così sei solo un peso. O un pesce. Vado a controllare. Controllo la grata. Ti arrampichi? Mi arrampico. Con un braccio solo, Sei un ladro, ci avessi voluto. Tu arrampicandoti? Vedi perfettamente cosa c'è oltre la grata. C'è un uomo in piedi. Adesso si è spostato gli elementi oltre la grata. Ha un'armatura completa di ottima fattura, bellissima. Non è tanto alto, è alto in circa 1,73 m, 1,75 m. Ha i capelli mori, lievemente brizzolati, corti ai bordi. Una tabarda, l'hai già vista, con un simbolo che è un cerchio con 10 raggi. Davanti a lui una figura enorme sta fluttuando. È blu, squamosa, blu, con tutti questi tentacoli blu, con degli occhi attaccati a questi tentacoli, e un enorme occhio arancione con un'iride quasi felina. La parte sottostante è color sabbia, un'enorme bocca con tantissimi denti acuminati. Vedete che sta sbavando. Dietro questo uomo, 10 uomini in armatura completa, tutti quanti col simbolo della tabarda. Sentite la voce di questa creatura, ne avete sentito parlare. È Xanatar. Me l'hanno riferito, Maxim. Sono molto deluso. Era molto semplice quello che dovevi fare.
Ma adesso sono le 10:30, quindi andiamo in pausa. 3 minuti, ragazzi, giusto il tempo di bere un bicchiere d'acqua. Dopodiché voi prendetevi tranquillamente un quarto d'ora più di pausa. Torniamo col Q&A. Veramente sarà molto più veloce dell'altra volta. Grazie. Grazie.
Spero vi siate divertiti come noi durante la prima parte. Io ho goduto molto al 20 di Occhuto no Crosta, è stato veramente veramente divertente. Adesso diamo un po' di domande, ho il cellulare in carica, quindi dovrebbe reggere di più. Allora, iniziamo un po'. Beh, fatemi tirare l'acqua un attimino al mio mulino. Farete altre sessioni live delle avventure a tre di mezzo? Sì. Non qua, chiaramente, però sì, assolutamente. A Lucca ci saranno eventi di D&D come l'anno scorso? Who knows? Ovvero, non lo sappiamo ancora. Tradurrete anche edizioni speciali dei 43 manuali base? Dei 43? Penso dei 3 manuali base, quelli in edizione iperlimitata? Mi sa di no, però non è ancora sicuro. Quando uscirà Dragon Age? Dragon Age uscirà tra novembre e dicembre, non c'è ancora data precisa, è in approvazione, è fighissimo ragazzi, ho qua il manuale inglese, molto di quello che sto dicendo è estrapolato da qua, non c'è nessuno spoiler, quindi non sto spoilerando nulla dell'avventura, non vi preoccupate. Dopodiché, Benico sei un figo. Troppo frizzante. Furcas un po' meno, no? È figo anche lui. C'è l'eco dell'audio. Mi dispiace. Ace. Nicola, devo creare il nemico principale della campagna e voglio farlo come si deve. Consigli su dove prendere ispirazione e consigli generali? Ma, pensa a che cosa vogliono giocare i tuoi giocatori. Se li conosci già, il loro stile di gioco, che cosa si aspettano, che cosa vogliono, crealo su quelle aspettative là. Ricordati che cercare di andare incontro ai desiderati dei tuoi giocatori è la cosa più importante. Può essere un super cliché, può essere un drago, può essere qualsiasi cosa. Non pensare che sia banale, perché è quello che loro vogliono. Voi siete lì per giocare assieme, create una storia assieme, quindi dagli quello che vogliono. Non creare il mega colpo di scena che pensavate che fosse un drago. No, è un leech, no. Dagli un drago, se loro vogliono un drago, dagli un drago, è una figata assecondare i propri giocatori. Sono io il suo segreto perché sono troppo bello, sì, è Rob, cioè io sono così bello grazie studente sulla Rob. Mi presti il crostino per la sessione del martedì? Sì, mo, prenditelo, ti prego, cioè ti pago, dopo mi dai l'Iban, dici quanto ti devo. Ho concluso prima la mia sessione per vederla live. Non so se sei stato bravo oppure no, perché da lei potevi recuperarla, ma la sessione è una sera a settimana e quella sera è sacra. Ciao Nicola, ho comprato qualche giorno fa il tesoro della regina dei draghi, ancora non ho avuto tempo per darci uno sguardo. Volevo chiederti all'incirca quante sessioni dura e il sequel da quando sarà disponibile? A breve, se non sbaglio, il sequel è già disponibile. Questo qua è il tesoro della regina dei draghi. Non mettetevi ragazzi un quanto dura, ma quanto vi divertite a giocarlo? Cioè, se il vostro gruppo, se vedete che il tuo gruppo è un gruppo che tira come un pazzo, allora la finirete in breve tempo. Se invece giocando si inventano delle side quest, trovi tu degli NPC fighissimi, va totalmente fuori trama, assecondali. E questa è la figata del gioco di ruolo. Non hai nessun limite. Veramente, pensa a quando fai surf e c'è un'enorme onda che arriva. I tuoi giocatori sono quell'onda e tu sei la tavola da surf. Salici sopra e cavalcala fino alla fine. Goditi il momento. Siete dei grandi ragazzi. Top! Quando tradurrete i prossimi manuali dell'avventura a terra di mezzo? Traduciamo come dei cani pazzi. Con It Games facciamo uscire il tutto nel minor tempo possibile. Quindi il tempo fisico di tradurre, revisionare e stampare. Venite a fare session epic con noi a San Donà Fumetto. Ragazzi, non lo so, ho visto che c'è questo San Donà Fumetto. Avete, ragazzi, i ragazzi della Costa dei Barbari, che sono dei fighi allucinanti. Anche se non ci sono io, Joe, Matt e tutti gli altri sono pazzeschi, quindi non è un problema. Ciao Nicola, sai quanto è bello l'Allegro Chirurgo di Star Wars? Un sacco. Curte, Matteo Cortini, autore dell'Ultima Torcia, sei disgustoso. Hai aspettato che uscissi per fumare una sigaretta per biddare l'Allegro Chirurgo di Star Wars? Non me ne ricorderò. Anzi, me ne ricorderò, non me ne dimenticherò. Che cazzo ti ridi? Lo scorso venerdì ho fatto una sessione veramente brutta, per fortuna che ci siete voi. No, ricordati. Non è una sessione brutta, è esperienza che hai fatto per rendere la prossima sessione migliore. La mia razza e classe preferita. Non ci sono razze e classi in D&D, c'è il nano chierico. Cioè tutto il resto è NPC. Cioè il nano,
chierico. Punto. Non ci sono altre domande o non ho più io la connessione perché ho tutto bloccato. Ci sono altre domande? Il numero di Denise. Ah, il numero di Denise. Il numero di Denise è 334, sei uno stronzo, chiediglielo tu, tira fuori le palle e vaglielo a chiedere di persona. Altre domande dalla regia, perché ci sono Max ed Eugenio di Io Gioco / Giocoronomico, che sono, purtroppo c'è, loro li faranno santi perché gli rompo le palle in una maniera incredibile. Mi si è bloccato tutto qua, quindi mi stanno facendo loro da porta domande. Passami altre domande dalla regia. Ringraziamo anche Tony alla regia e Simone alle camere. Troppo frizzanti, ragazzi! Abbiamo anche la cabina di regia, è una figata assurda. Conosci Blades in the Dark? Blades in the Dark? Bacca boia, certo che lo conosco, è un gran bel gioco, è bellissimo. Adesso è uscito anche Scam e Villainy, è veramente veramente bello. Non è facilissimo da giocare, però è un gran gioco, ragazzi, fatelo. Recuperate le live sul canale DGI, dove giocava anche il Moro con la Metta, veramente paura, veramente un gran bel gioco, ragazzi, provatelo. Giocate tutto, non abbiate, veramente giocate qualsiasi cosa abbiate l'occasione di giocare, giocatelo, perché magari nel gioco di ruolo che avete sempre detto no, non ci giocherò mai, non è bello, diventerà il vostro gioco della vita, quindi veramente no, non mi funziona. Ti piace guardare le partite di D&D degli altri? Sì, mi piace molto guardare le partite di D&D degli altri, ho guardato Critical Role, Dio solo sa quanto, ho guardato Dice Camera Action tantissimo, ho avuto la fortuna di parlare su Skype con Chris Perkins ed è incredibile, incredibile, ragazzi, cioè guardare gli altri vi aiuta non solo a trovare nuovi trucchi, ma molto spesso vi capiterà di dire cavolo, però questa cosa qua potrei implementarla nelle mie sessioni, e ogni master ruba da qualcos'altro, perché solo così ti migliori. Alcune cose sarete d'accordo e direte cavolo che figata, altre cose no. Quando nella prima sessione ho aggiunto quella specie di stacco cinematografico, alcuni mi hanno scritto cavolo che figata, lo userò nelle mie sessioni, altri mi hanno detto però così secondo me snatura la sorpresa dei giocatori. È giusto in entrambi i casi, se vi piace usatelo, se non vi piace non usatelo, se siete insicuri provatelo. Vabbè, Cthulhu Tech, ragazzi, Cthulhu Tech, qua invoco un mio carissimo amico, nonché uno dei membri portanti di Need Games, Andrea Lucca, il rosso, che è uno dei più grandi master di Cthulhu Tech che esistano. È uno dei giochi più rotti che esistano, ma è uno dei giochi più incredibili, specialmente se lo masterizza il rosso. Non l'ho mai masterizzato, l'ha sempre fatto il rosso ed è pauroso, pauroso, ragazzi. Vediamo se mi è ripartito magari Twitch. Napoli Comic Con. Napoli Comic Con, sono stato per la prima volta quest'anno ospite di Asmodee. È stato meraviglioso. Un quantitativo di gente che non mi aspettavo. Un affetto pazzesco. Vabbè, ragazzi, cioè, sono napoletani, cioè, affetto come loro chi lo dà. Mi hanno portato la pizza in stand. La sera siamo usciti tutti quanti assieme. Mi sono sentito parte di una famiglia. Grazie, il Napoli Comic Con è bello, sta crescendo sempre di più, gli editori ci credono, è meraviglioso. Ristampa schermo del DM, quale? Di D&D? E dovrebbe arrivare a breve la ristampa dello schermo, pensavo fosse già arrivata, mi sa che arriva comunque a breve la ristampa dello schermo. Ragazzi, lo schermo viene stampato in Cina, mentre tutto il resto lo viene stampato in Lituania, quindi è molto più veloce. Lo schermo viene stampato in Cina, e quando si stampa in Cina, se voi non lo sapete, voi siete solo giocatori, magari non sapete come funziona, ci sono tutti i tempi, vabbè, di produzione che sono relativamente brevi, poi però c'è tutto il tempo di viaggio in nave, che c'è sempre qualche casino, e poi c'è il tempo della dogana. Purtroppo sono tempi su cui noi non abbiamo, non possiamo farci nulla, sono cose che noi dobbiamo somatizzare letteralmente. Altre cose, Max? Non molto. Sei mai stato in Molise? Esiste il Molise? Pensavo non esistesse il Molise. So che adesso esce Sinerequie e Molise, se non sbaglio, da qualche parte. Mi sta molto antipatica sta roba qua che non mi funziona Twitch, perché vorrei vedere. Quando masterizzerai il rosso? Quando masterizzerò il rosso? Quando masterizzerò lui, quando mi ha
semmai masterizzerà. Ma il rosso masterizza sempre. Adesso la campagna che sto giocando adesso di Dragon East, questa qua, ce la sta masterizzando il rosso. Siamo io, Davide Milano, Roberto Rossi, Orso Gufo, che sta facendo qua il moderatore, e Mirko Rolla, ragazzi. Ma voi non siete ancora pronti a Mirko Rolla, mi dispiace. Stanno tornando gli altri. Adesso inizierà la seconda parte dell'avventura. Vi rinnovo il mio invito, il nostro invito a venire a festeggiare con noi alla Civetta sul Comò appena finiamo qua la sessione, perché vogliamo proprio festeggiare con voi. Stiamo avendo molto più successo di quanto pensassimo. Ci state dando un affetto e state credendo in noi, in questo progetto, che è la prima volta che viene fatta. È perfetto? No. È bello? Sì. E sapete perché? Perché è vero. Noi stiamo giocando come voi giocate a casa. Io come masterizzo loro, masterizzo, sono vecchio, dico masterizzo, è come masterizzo i miei amici, il mio gruppo storico, è come noi di Need Games giochiamo, è come quando sto in Asmodee e giochiamo. Quando venite a fare le demo, chi ha mai avuto occasione di fare demo con me, io masterizzo così. Qua mi hanno obbligato a stare seduto e io odio stare seduto mentre masterizzo. Lo odio, però devo farlo per esigenze filmiche. Però è così che noi giochiamo. E vi ricordo, non c'è un modo giusto e non c'è un modo sbagliato di giocare. C'è solo il giocare. Vi divertite? Allora state giocando bene. Possiamo continuare? Il suo è il modo sbagliato di giocare. Ah no, manca ancora Michele, scusate, la principessa, a farsi il trucco. Può capitare, si sta allenando, cedirà il sacco. È tornato acuto, no crosta. Ha fatto una cosa per te. Io rimetto il canale intanto, così qualsiasi cosa lo vedo. Fate le foto e postatele, mandatele dopo in diretta, così. La versione ufficiale. Vediamo, voglio vederla anch'io, sono curioso. Crociero l'hai visto? Sì, vabbè, Crociero ce l'ho visto. E quel braccio, come lo hai perso? È una storia lunga, per farla breve mi accompagnavo con degli imbecilli. Lo metto in camera. Regia? Zoom? Zoomolo. È quello che è successo. No, lo foto. Lo foto. Comunque abbiamo scoperto che Lil Ricky è bravissimo anche a disegnare. Non solo rappa da Dio. Non solo difende il quartiere. Comunque secondo me, ragazzi, potrebbe essere il nuovo gruppo trap italiano. R&R. Rob and Lil Ricky. Qualcosa sui fumetti. Ma iniziamo a giocare. Andiamo oltre. Allora, ragazzi, Furkas, quello che tu vedi è questo enorme beholder che sta parlando a questo essere umano. L'ho appellato come Maxim. Me l'hanno riferito, Maxim. Sono molto deluso. Era molto semplice. Dovevi trovarlo e ucciderlo. Invece non solo ti è sfuggito e ha anche incontrato quel vecchio drago rimbambito, ma una volta che i miei uomini l'hanno ritrovato e l'hanno portato qui da me, ha incontrato Silgar e a Silgar piace. Come posso ucciderlo adesso, Maxim? Come? Passano 5 secondi di silenzio, vedete l'essere umano che sta quasi tremando e vedete questo enorme beholder che il suo occhio si fissa su un piccolo treppiedi di legno dove sopra c'è una boccia di vetro con dentro un pesce rosso. No, no, Silgar, non ti preoccupare, non lo ucciderò, te l'ho promesso! Si rigira di nuovo verso Maxim. Hai visto in che situazione mi hai messo, Maxim? Hai visto? Lei non sarà contenta, Maxim. Assolutamente non sarà contenta. Provo ribrezzo ad aver dovuto chiedere aiuto a degli umani, ma ancora di più di dover ammettere il tuo fallimento di fronte a lei. Perché io, Maxim,
Io non sbaglio mai. Quindi chi ha sbagliato sei tu. Hai capito, Maxim? Vedete, l'essere umano che trema e con una voce, anche se cerca di darsi un tono, ha la voce che trema un pochettino. Ma Xanatar è solo un pesce rosso. Dubbi tu seriamente che possa ricordarsi qualcosa? Uccidiamolo qui e subito! Ucciderlo, Maxim! Singer non vuole, Maxim! Gliel'ho promesso, Maxim! Come puoi pretendere che io manchi a una promessa che ho fatto a Singer? Io adoro Singer! Sai quanto è importante per me, per Xanatar, il mio pesciolino rosso! Dalle retrovie, dei 10 soldati, vestiti in alto uniforme, enormi, prestanti, senti... Immediatamente, Xanatar, ancora col suo occhio fisso su Maxim, gira tutti i suoi tentacoli. Una luce accecante ti colpisce. Dopo alcuni secondi, vedete anche voi un'enorme luce che si propaga sotto, tutta interrotta e intramezzata dalla grata. Senti un odore di bruciato incredibile e 10 cumuli di polvere giacciono dove prima c'erano i 10 uomini. Maxim non fa una piega, si ricompone. Lord Xanatar, me ne occuperò personalmente. Lo porteremo via domani mattina. Faremo quello che dobbiamo fare lontano da qui. Inoltre, approfitteremo dei vostri prigionieri per fare cadere la colpa su di loro. Inoltre, Lord Xanatar, i miei informatori mi hanno riferito che Aurinax è tornato in città. Perciò prima ce ne andiamo e meglio è. Se dovesse trovarlo, i nostri piani salterebbero per aria. Maxim, questa è la tua ultima occasione. Dopodiché risponderai direttamente a lei. Perché, ripeto, Maxim, io non sbaglio mai. Dopodiché vedete che Xanatar dà le spalle a Maxim. La boccia di vetro contenente questo pesce rosso levita vicino. Tutta la boccia? Tutta la boccia, vicino. Non, voi non lo vedete, lo vedi tu? Sì, sì, no. Vicino a Xanatar. Xanatar esce dall'ultimo sguardo a Maxim, vedi che gli fa un gesto, e Maxim esce con lui. Una decina di inservienti, orchi, mezz'orchi, bugbear, arriva e inizia a scopare questi cumuli di cenere. Tutti quei soldati, quei 10 soldati scomparsi. La stanza c'ha qualcosa di particolare? Niente, è un'enorme stanza circolare, ma non c'è niente, vuota. Con la grata al centro, era? Una grata al centro, esattamente. Per cui io scendo, informo i miei compagni, dicendogli: guardate ragazzi, c'è una notizia cattiva e una notizia positiva. La notizia cattiva è, e gli racconto tutto quello che ho visto e sentito, quella positiva è che ci sono 10 salvatori in meno. Buona. Vabbè. A casa? Ha detto che ha dei prigionieri. E sono quelli che vogliono utilizzarli per far cadere al posto di loro, quindi direi che dobbiamo trovare i prigionieri. Bibi. Però noi dovremmo trovare i Bibi in realtà. Sì. Poi se riusciamo a prendere questi prigionieri. Ma quella che gli piace a lui ha detto che dobbiamo liberargli gli arpisti, saranno loro. Sono gli arpisti, ma anche. C'è anche Bibi con loro? Ma no, ma pure i cosi, quegli altri. I Zentari. I Zentarim sono stati arrestati da guardia cittadina, ragazzi. Okay. Ma invece ma Volo invece è rimasto, cioè non è con noi. Veramente. No, Volo l'altra volta vi ho chiesto chi volete portare, mi avete chiesto né Volo, né Carla, né Marius. Sì, sì, sono rimasti nel covo Zentarim. Mm-hmm. Ragazzi, ho una cattiva notizia in ogni caso. Vi ricordate quando vi ho curato? Ho usato parecchio del mio potere magico. Non e, io ho detto che erano 3 incantesimi, no, sono trucchetti.
come dicevo prima, tu ascolti il master una volta, li usi, erano tre incantesimi secondo livello. Io sono ubriaco. Ancora? Sì. Quanto dura sta sbronza? Vogliamo sbrigarci, immagino che succeda qualcosa di male. Non lo so, a quanto pare sono una persona meno attendibile in questo posto. Meglio darci una mossa, sicuro. No, proseguiamo per il corridoio, era detto, no? Sì. Qua mi sembra inerpicarci su allora, questa gradella. Trappole abbiamo detto anche non c'è tu fino alla fine del corridoio. Avanziamo con la marcia, come avevamo detto ugualmente con una cosa, arrivo all'angolo, giro. Allora, se tu arrivi all'angolo e giri, che è la secondo corridoio, tu vedi un corridoio che prosegue per un'altra decina di metri. Dopodiché vedi che si apre uno spiazzo, lo vedi solo con la coda dell'occhio, e vedi, ti sembra di intravedere, su quello che riesci a vedere nella tua visuale, tre grate, tre enormi sbarre. Come se fossero di una cella. Però non riesci a vedere, c'è lì avvicinanti per vedere che cos'è. Forcas. Ma perché è buio, non ci vede? Forcas. No, perché è vede tutto dritto. Io farò tanto, io sì. Fammi un tiro in furtività. Non puoi usare il braccio sinistro. Non puoi usare il braccio sinistro. Bello così, molto meno. 7, 6, 13. Tu cammini, vai molto furtivo. Quando arrivi alla fine del corridoio, vedi che si apre questo spiazzo largo di circa un 7 metri per 7 metri, dove ci sono due celle. Davanti a queste celle, in una cella vedi che ci sono 5 maghi arpisti, dell'altra vedi che c'è quello che ti sembra essere un bambino di schiena, che con una specie di bastoncino sta disegnando qualcosa per terra. Ha un viso bellissimo, Furcas. Ha questi capelli che sono... non riesce a capire se sono bianchi o un biondo chiarissimo. Ha due occhi che sono blu, non azzurri, sono proprio blu. Ha un bellissimo sorriso, ti senti in pace. Però vedi che in questa mano, dove sta disegnando per terra, vedi che il braccio è completamente fatto di scaglie color platino. Ti potrebbe interessare? Mi ricorda qualcosa? Nella cella vicino ci sono 5 arpisti conciati abbastanza male. Vedi che quasi tutti sono senza sensi, ma il tuo sguardo cade sui due personaggi che sono davanti alle celle. Il primo è un uomo alto, con due grosse spalle, un po' di pancia e una faccia rubiconda. Sono truccati da clown e con colori bianchi, neri e rosso. Il primo, quello più corpulento, ha delle brache a esagoni neri e rossi, la pancia scoperta, una gorgiera e ha un cappello da giullare con dei campanellini. In mano ha quello che sembra essere un'enorme pertica di legno a cui in fondo è attaccato quello che ti sembra essere la replica di un carrellino un po' arrugginito. In realtà vedi che è un'enorme mazza. Il secondo è molto magro, ha un lungo vestito a esagoni bianchi neri e dei lunghi capelli tenuti racchiusi a trecce di coda di cavallo, metà bianchi e metà neri, ha un pizzetto e ha esagoni bianchi e neri. Vedi che ha in braccio una bambola che se ha le fattezze di un uomo calvo con un pizzetto nero, solo che al posto delle braccia e delle gambe e dalla testa ha tre enormi pugnali e la sta coccolando. In giro ci sono delle enormi chiazze di sangue ovunque, sul soffitto, sulle pareti. È come se qualcosa o qualcuno fosse stato letteralmente spiaccicato. E vedi che sono lì, queste facce da pazzi. Mi hanno visto? No, non ti hanno visto, sei stato in furtivo. Quanto è largo il corridoio? 2 metri. Ci sono trappole? Non ci sono trappole. Non lo puoi sapere qua. Ricca, incantesimi. Qualcosa che volevi fare? Pensavo tu li distrai o li carichi. Io li dardo e tu li carichi. Io ho taumaturgia che fa una distrazione. Questo veramente è un trucchetto, se non sbaglio, taumaturgia. Sì, però, taumaturgia. Tipo faccio fiamme da una parte. Come fa oltre di loro in maniera che... Sì, aspettando di esattamente la gettata. Dietro di loro non ci sono le celle? No, le celle stanno... Sì, tra le celle e loro. 9 metri, quanto mi devo avvicinare? È fino a dove è Furcas. Ok, quindi devo fare anch'io furtività per... Eh sì. Ok, allora aspetta.
Sembra quasi un piano. Che emozionato. E tu non ne che armato hai? Che penso pesa corazza scaglie. Quindi senti, noi possiamo stare fianco a fianco. Sì, certo. Ci... Io ho anche Ira. Tu e tu? Sì, tu non sei ancora andati, Mina. Non sono ancora andati. Se vi avvicinate in furtivo è con svantaggio. No, ok, io non lo posso proprio fare in furtivo. Eh no, però lui vuole andare in furtivo, quindi tira con svantaggio. Vuoi tirare con svantaggio? Toxa. Però taumaturgia non c'è da... Ah, per la... Eh sì, la per andare in furtivo. Aspetta, scusa, fino a quanti metri? 9 metri, dovrei arrivare dove è sta. È da arrivare meno vicino dove è lui. O li attacco io per primo. Oppure magari scagli una freccia da... Come fai? Stanno davanti a te. No, come fai a scagliare una freccia con un braccio? Con un braccio solo. No, okay, no, con la bocca. Mi chiedevo se li poteva girare. Sono lì, non vi ha visto ancora loro, cioè sono così. Li poteva girare. Questi non hanno dei problemi. Stanno sul fondo del corridoio. Questi hanno dei problemi, dai. Io dico una cosa, facciamo i pazzi. Proviamo a farci gli amici con la magia. Se fallisce, li veniamo. Però perché allora, il commento è... Se ti metti tra me... No. Allora, se ti metti tra me e lei... Cioè, ammettiamo che vai avanti tu a parlare. Non vado avanti. Poi invece... Prima li sciarmo, poi vado a parlarci. Sciarmandole non devi guardarle. Non gli devi parlare, sciarmandole. No, non credo. Lo devo poter vedere io. Deve vederlo. Ok. Allora vai agitata. Quanti metri stanno più o meno da noi? No, tu devi andare dove è lui. Sì, sì, 9 metri. Pure. Vabbè, diciamo da dove sta lui. Volendo io posso... Ci stanno, cioè, stanno all'incirca tra voi, 6-7 metri e mezzo, vabbè, siete, sì, cioè, sì, sì, sì. Ci sta senza problemi. Io non mi ricordo mai se Charm lo so se è andato a segno o no. Sì, sì, certo, è contro è una DC. A me mettermi dietro un angolo e castare un incantesimo senza farmi vedere e vedere se riesco a farceli amici, sì, non costa, oh, cioè, vai, costa vai. Che perdo uno slot, però possiamo tentare. Alle brutte, no? Ok, io posso preparare anche sortileggio da lanciati che gli perfetto. Basta... Un ex, ok. Ok, allora faccio prima io, perché sortileggio praticamente è... No, scusate, non sortileggio, ma... Anatema. Aspettate, mi sono perso. Vabbè. No. Questo è tolto anatema. Non ce l'ha, c'è il sortileggio? Ma te, ma non è una roba quella buona? Sì, 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 è sul tiro per colpire anche tiri salvezza. Sì. E infatti era quello che cercavo di ricordarmi. Sì, anatema è così di abbasso un D4 e sottrarre il numero ottenuto al tiro per colpire o al tiro salvezza. Però intanto sono lì, cioè, sì, vedi che stanno, sì. Cioè, stanno facendo i buffoni proprio. Sì, di plin plin, plin plin plin, plin plin plin, che viene dal cappello sì, di uno dei due. Però. Sono tutti verbali, più o meno. Cioè, non, al momento non stanno facendo nulla. Sì, mi sembra abbastanza ovvio che questi sono dei matti, non c'è... Sono matti, cioè, nel senso, okay. Tu hai capito sì, che sono sì, matti e furiosi. Ok, allora io lancio per primo anatema. Sì. È un tiro salvezza... Guarda se loro se si accorgono quando lancia anatema. Ok. Passate, no, passatemi un tiro, non me lo ricordo, passatemi un manuale al giocatore, ve lo dico subito. Certo. È un'azione 9 metri, verbale, somatica e... Gestuale. Voglio sapere se loro si accorgono che viene fatto un incantesimo oppure no. Ah, sei un tornatore. Sì, sì, controllo proprio come incantesimo da lock. Warlock, warlock, warlock. Un perception per sentire. X. No, non è X, è un... Come in inglese? È di secondo, no? No, di primo, di primo. Manno. Questo? No. Un amico conosciuto. No, no, non mi ricordo come in inglese, me lo passate in italiano, ragazzi, scusate, sì. Non mi ricordo sento come in inglese. Grazie. È anatema, cioè me lo ricordo in italiano, ma non me lo ricordo in inglese. Scusa, ma carica? C'è una gatta, carica ragazzi. Scusa? Carica come va il tuo momento? Cioè, ti muovi il doppio della velocità sì. O... Ah, ok. Sì. Sì, sì, cioè, se non... loro devono tirare, se lui... Esatto. Se,
se accorgono comunque che c'è qualcuno, quindi... Aspetta, se lui lancia l'incantesimo, loro sanno di essere maledetti? Sì, sì, sì. No. Si accorgono. Prima Riccardo. Vabbè, una volta che sono da semetti, se girano, io lancio charme. Tu ricordi che comunque c'è per lanciare charme, cioè puoi anche parlarci, per lanciare charme. Non è che devi lanciare charme, cioè puoi anche farti vedere, provare a parlarci, questi qua. Sì, ma poi ci stai in mezzo nella carica. Ma perché devo stare in mezzo nella carica, Roberto? Perché è il corridoio. A parte che tu mi... Sì, ma il corridoio, cioè il corridoio dopo si allarga. Ma poi se io occupo l'unico quadretto, puoi passare in quadretto che occupo. Va bene. Cioè senza problemi. Ok. Semplicemente se fosse largo un metro e mezzo, quindi lui è nel mezzo, voi volete colpire a distanza, lui è nel mezzo, quindi è da copertura ai nemici. No, non è che mi sulla carica, posso essere tranquillo. Però lancia una dema, sti cazzi. Ok, ok, sì, anche mentre io faccio buonasera, tu dietro. Aspetta, anche me è offensivo come incantesimo, quindi questi si sentono come minimo che gli lanci l'incantesimo ai loro danni. Prima parla, cioè, se vuoi cercare di lanciare charme, se gli hai lanciato già una pizza in faccia, mi preparo a lanciare una dama nel caso non funzioni. E non servirà più a niente, se charme va a vuoto gli lanci una dama, se lo damo in faccia. Vabbè, comunque vabbè, sì, malus, c'erano malus, va bene. Non ci avranno un malus comunque se stanno su charme, se sanno che, che già l'abbiamo aggrediti. Sì, c'è un vantaggio, potrebbero avere vantaggi, dipende dal nostro. Se lo percepiscono che li stiamo attaccando, vedo un po' nervosito. E il primo gesto è offensivo, poi rivedete e fai salve, siamo amici. Va bene, sono più ricco. Metto sul bordo dell'entrata dove è Furcas. Sì. E ci sono questi due pazzi che fanno così. Mai mi sarei aspettato di trovare delle persone così gioviali e simpatiche come voi due. E nel frattempo Gaston. E di due che si girano? Sì. Che ti guardano e vedi che quello che ha la bambola in mano inizia ad agitarla e fa tutto un rumore strano, quell'altro anche in testa si muove tutti i campanellini e iniziano a cantare: chi siete? Che fate? Orsù presto parlate, siete amici o nemici? Qui non vi abbiamo mai incontrato, è l'ultimo che di qua è passato, noi l'abbiamo maciullato, siamo Curtano e Moreno e ci piace solo giocare, con il carellino e Skip Mountain vi dobbiamo maciullare, non prendetevela male, per voi noi non proviamo niente, ma le cose sono diverse se ci fate ridere malamente. E saltano in giro. Io faccio trap, perciò le rime sono passate di moda, bitch. Questo si dice basta. Il bitch è ridere. Bitch è charme, però. Bitch. No. Bitch. Tu vuoi tirare su charme? Eh certo. Vai. No, loro tirano su charme. So. 14, saggezza. Tutti e due perché lo lancio di livello più alto. E dai, bruciamo, se lo posso fare su due persone. Il primo tiro, guarda, faccio solo così, lo faccio vedere. Vabbè, tu fai schifo, cazzo, però. Tutto male, ragazzi. E il secondo tiro è questo. Un 19 e un 20. Però così. Non gioco contro il giocatore. Vedi che ti guarda e fa: orsù, stregone, vuoi morire in maniera particolare, perché se tu vieni da Curtano io ti farò veramente male. Se vuoi qualcosa di molto molto carino ti presento, ma guarda che bello, il mio bel carellino. Quell'altro interviene, gli tira una gomitata in faccia, sì. E lo fa andare via. No, caro stregone, ti uccido io in maniera serena, sono io il tuo amico, mi ti vuoi chiamare la Morena? L'altro gli tira un'altra gomitata in faccia, sì, e intanto indietreggio e gli fa: Morena, vuol dire Moreno, oppure tu non sei più sereno? E vedi che inizia a ridere come dei pazzi. Uno, quello più grosso, prende la testa di quello più mingherlino, gliela incastra su una grata. Sì. Gli apre la testa, inizia a sanguinare, iniziano a ridere come due pazzi. E intanto tipo muove la bambolina facendo un casino della Madonna, sì. E quell'altro con i campanellini. E vedi che alza, agita sta mazza, che ha sto carrello, come se fosse un carrello, avete presente quelli delle miniere? Un carrello proprio piccolo, totalmente di metallo, che sbatte in giro ridendo e su qua spruzza sangue. C'è una sorta di Morningstar, però posso... Sì, la Morningstar è grosso così il carrello, cioè il tipo è enorme. Sì, sì. Questi qua sono palesemente pazzi.
pazzi, c'è le chiazze in giro, capite? Che probabilmente sono state causate da questo carrellino che si è... Non ho capito, però fallo. Si è sfracassato in una maniera assurda contro le persone. Oppure quest'altra arma che chiamano Skip Mountain, che è una specie di bambola dalle fattezze umane, piena di coltelli. Mm-hmm. Voglio provare una cosa. E vedi che sono loro così. Non ti stanno attaccando. No, ma io poi mi dirigiato. Esco da zero l'angolo con tutto lo sferagliare della mia armatura. Sì. Tron, 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 tron. E me faccio avanti. Buongiorno, messeri. Oh, soldatino, sei veramente cretino. Bellino. Ti presento il mio amico, il mio grosso carrellino. E vedi che lo alza, ce l'ha sopra di te, è enorme e trema. Soldatino, ma io sono un cialtrone, un buffone come voi. Anzi, a dirla meglio, sono una marionetta. Stacco un braccio e lo lascio cadere. No? Nell'esatto momento, ispirazione, Robby, subito. Nell'esatto momento in cui lo fai cadere, quello che hai in mano il carrellino... lo molla, oh, non ha neanche il tempo di ridere che gli si fracassa in testa, vedi un occhio che gli parte e rimane attaccato, quello dietro che inizia a ridere come un pazzo. Anche tu hai perso il braccio, fratello, battici. Moreno, quello dietro che ha in mano la bambola, se la sbatte addosso, accoltellandosi per errore. Io faccio una piruetta su me stesso e cado all'indietro perdendo un altro pezzo. I tipi impazziscono. Io ce l'ho ancora dell'altro. Di più? Impazzisco, cioè sono... Lo voi capite, e che è palese, che quello che per loro era il divertirsi, fargli ridere malamente, in realtà è qualcosa di super trash. Si stanno divertendo molto a vedere questo uomo smembrato, ma però non stanno vedendo sangue. Io ce l'ho dell'alcol dietro. Sì, certo, il tuo caschetto. Questa è la mia. Io capisco. Sì, lui ha il braccio. C'è l'abbraccio attaccato. Sì, ma lui è dietro, non l'ha ancora visto lui. Ok. Io comincio a stracannare tutto l'alcol che ho ed estraggo la mia mazza e vado. Nel senso, non neanche lo controllo più per il mio personaggio. Nel senso... No, aspetta, proviamo, posso fare il numero col mio braccio? Aspetta. No, ma lui non sta attaccando, tu stai attaccando? No, non lo sto attaccando, ah. No, non sto attaccando. Lui esce, nel senso, cioè... mentre lui si sta facendo a pezzi, c'è Curtano, quello più grosso col carrellino in mano, oh, roba gigantesca, che è una maschera di sangue con l'occhio che ricola, cioè proprio è schifoso, e quell'altro che si è accoltellato due volte ridendo da quanto rideva. Facciamo un numero insieme. Ah, Curtano! Accoltellandosi, anche quell'altro, per quanto sia feritissimo, perché se comunque si stanno... massacrando da soli al cranio aperto, ridono, okay, come dei pazzi. Sì. Capite che sono totalmente fuori di testa. No, dai. Marvin, tu che sei lì vicino, sei all'incirca a 5 metri adesso, no, dalla grata dei maghi. Okay. Senti una voce in testa, ti stanno castando messaggio. Bravi, continuate così, sono totalmente fuori e amano qualsiasi cosa sia sangue, putella, smembramento, bravi. Okay. Senti questa voce, non capisci da chi, da cosa ti stia arrivando questa cosa qua. Rivolgendomi ai... Sì. Volete vedere, mi rimetto dritto proprio stupido, cioè, numero, volete vedere un'altra cosa che fa ridere? Vieni avanti, amico mozzo! Io arrivo. Io direi di fare questa cosa proprio col suo braccio. No, no, noi facciamo un numero, che c'ho in mente io, okay, una cosa che ho pensato da quando ho perso il braccio. Io mi riattacco il braccio con la benda, quel poco che serve a fare questo numero, e facciamo un numero quasi da clown, dove lui mi mozza il braccio, io lo picchio con il braccio, mozzato, imbrattandolo di sangue in maniera orribile. Ispirazione, bellissima. Tu hai, quindi fai finta di avere il braccio attaccato. Tu cosa fai col coltello, con la mornistra? Tu hai la mornistra, non hai un coltello? No, la mazza. Ah, ok, perfetto. Voi vedete davanti a Curtano e Moreno che Toxa, ubriaco, perché comunque sta commettendo un atto, sì, secondo lui, di violenza. No, io ovviamente, sennò non ce la farei. Colpisce il braccio che si sta tenendo. Sul braccio, aiuto, che si sta tenendo così. Lo colpisce, il braccio cade per terra. Vedete che Curtano e Moreno impazziscono. Avete bisogno di una mano? Sono, per farvi capire l'esatta scena, sono le faine, sì, sì, di Roger Rabbit. Bisogna fargli ridere e farli schiattare così. Stanno impazzendo dalle risate.
nell'esatto momento in cui lui prende a ammazzate, ammazzate in faccia e Toxa col braccio, Curtano prende la testa di Moreno, da quanto ridono tutti e due, e inizia a tirargli tante di quelle capocciate e gliele incassa fortissima sul muro, finché a un certo punto sentite un rumore atroce e Moreno è in una piega innaturale col viso attaccato al muro e una striscia di sangue, e c'è Curtano che salta, tutta una marchera di sangue. Oh, Curtano, Curtano, è veramente una cosa meravigliosa, non pensavo si potesse ridere così aiosa. Vedete che anche lui, comunque, è molto ferito. Beh, il divertimento è finito? No, finito. No. Abbiamo ancora i nostri numeri migliori. Venite fuori. Te continui a smontarti? No, adesso mi sta usando il cadavere di quell'altro. Ah, sì, c'è una bambola. Se tu continui a smontare, faccio un'illusione. C'è il cadavere per terra con la bambola di Skip Mountain, che lui chiamava Skip Mountain. Ok. Per terra. Qui continua a smontarmi, mi sta mentre lui si stacca un pezzo, io faccio illusione e faccio uscire del sangue dalle parti del di Roberto che si stacca. Se lui vuole capire se è un incantesimo deve arrivare, se no la vede e basta, l'illusione. No, no, è fuori controllo il tipo. Cioè. Roberto stacca un pezzo, inizia a schizzare sangue dal... No, aspetta, Metrica, apro la... La celata. Apro la celata e c'è la fontana di sangue. Ispirazione. Curtano non ce la fa più. Cioè, questo getto di sangue che gli arriva addosso, per lui è l'apoteosi del divertimento, non si era mai divertito così tanto. Perché tu apri la tua gorgiera, la tua visiera, ed esce proprio un getto enorme. Lui ha capitato di schiacciare, schiaccia sangue, è finito lì. Invece questo qua è un getto continuo, non ci crede neanche lui, tanto che prende questo carrellino e dopo aver ammazzato, dopo che Curtano ha ammazzato tante persone con questo maledetto carrellino, se lo lancia in faccia perché ride finché troppo, finché l'ultimo colpo è letale, cronk, e Curtano rimane ucciso dal suo stesso carrellino e cade per terra. Ok. Minimo. Io do un bacetto al mio bacio. Io posso raccogliere la bambola, mi piace. Certo. Sono miserato, la bambola di Skip Mountain. Yes. È inquietante, ha questa faccia così. Sì. Ma guardo, un umano totalmente rasato con un pizzetto nero, un po' di barbetta e sti coltelli che escono. È bravo. Adorabile. Adorabile, è proprio il mio tipo di bambola. È un'arma, è anche un'arma. È tipo il crullo, no? Esattamente. E c'è. Vedete che questo bambino adesso vi sta guardando con un sorriso enorme, un bellissimo sorriso. E cinque. No, è un sorriso, vedete che è ingenuo. Non se ne neanche conto di quello che è successo in questo momento. E. Prego. E nella stanza, nella cella vicino, cinque maghi. Vedete che hanno un simbolo particolare, una specie di arpa blu. Fate tutti quanti un tiro in storia. Struttura in pietra? No. Hai detto struttura in pietra? 18. Minchia. Buonissimo. 9. E io studio. Sì. Sì. 6. Vediamo cosa li conosci, se vieni. 1. 4. 7. 9. Quanto hai fatto tu? 18. Ci sta anche a livello di lore. Le Tortis sa esattamente che è il simbolo degli arpisti. Gli arpisti è una delle fazioni di Forgotten Realms. Ed è una fazione buona. È la fazione dei maghi. Sì. Capeggiata dalla bellissima donna di cui io mi sono innamorato. Sì, la donna. Farah è la High Wizard di Waterdeep, l'Alto Mago. Sì. Quindi lei è un pochettino su, non solo sugli arpisti, capite? Ricordate che gli arpisti sono stati fondati da Elminster, cioè uno dei più grandi maghi che siano mai esistiti, nonché un grandissimo alto mago di Waterdeep in passato. Adesso l'alto mago di Waterdeep è Vahra Safa, questa qua che vi ha ingaggiato. Vedete che ci sono loro
abbastanza conciati un pochettino male, che vi ringraziano. Che cosa fate? E il cancello naturalmente è chiuso. C'è un lucchetto? Chiaramente. Io cerco nei corpi dei due giullari se ci stanno delle chiavi. Non ci sono chiavi. Ma abbiamo un Furcas. Sì, con un braccio solo. Devo dire che scassinare con un braccio solo, Ma tu sei bravo. No, ci tu penso sei. Io. Io non sto offro un braccio per aiutarlo. Però ti ricordo che sono ubriaco. E dai aiuto? Dai vantaggio. Se lo aiuta qualcuno, a vantaggio. Però sono ubriaco. Ok. Però aiutiamo lo stesso. È già meno male. Che piumba. Quindi provo a scassinarle con il mio. Fammi un tiro. In cosa? In rapidità di mano. Vantaggio vuol dire ne tiro due? Sì. Dai. Non fare così. Ma siamo alla terza, ne ho capito. Oh, 19. Perfetto. Quale apri per prima delle due? Allora, io aprirei quella di Bibi. Io non ti do più suggerimenti visto la perfetta strategia. Sono persona poco limpida. E siamo venuti qua per Bibi. Apri prima quella di Bibi per piacere. Apri quella di Bibi. Tu ti metti in ginocchio, vai a aprire quella di Bibi, perché mentre ti stai inginocchiando, mentre stai per aprire, che arriva Bibi, devi guarda la serratura e si apre, tu sei lì col braccio. Grazie, non l'hai detto. E ti guarda. Grazie. Obrigado. Ti viene vicino, nell'esatto momento in cui i tuoi occhi incontrano gli occhi di Bibi, senti qualcosa dentro, ti senti incredibilmente sporco per tutti i peccati che hai commesso. Qualcosa ti monta letteralmente dentro, Furcas. Riesci a provare il dolore che ha provato tua madre quando ti ha partorito, sapendoti che non ti avrebbe potuto dare un futuro. I tuoi primi furti, le persone che hai ingannato, ma anche il bene che hai cercato di fare, perché hai sempre cercato di evitare il combattimento. Fino comunque a questo, che in fondo fondo è un'opera di bene che stai facendo, perché comunque stai andando a recuperare un bambino. Hai un secondo, ti riprendi, ti rendi conto che delle lacrime ti stanno sgorgando. Bibi, tocca la tua ferita. È capace. E vedi che un braccio ti ricresce, ma non è un braccio normale. È un braccio totalmente ricoperto di scaglie d'oro. Bibi ti guarda. Dai, dai. Adesso hai anche un attacco con artiglio. Dai, hai un attacco anche con artiglio. E vedi che Bibi ti guarda, ti sorride. Ha un sorriso che ti fa stare talmente bene che recuperi tutti i tuoi punti ferite. Non sono mai stato così ferito, non è vero. Bibi alza il tuo braccio, alza il suo braccio e vedi che il suo braccio sinistro, anche il suo braccio destro che ti porge, è uguale al tuo, solo che il suo è di platino. E ti fa così, ridendo. Nell'esatto momento in cui hai un contatto con Bibi, voi vedete il vostro compagno inginocchiarsi a terra, gli occhi all'indietro. Dentro di te vedi una creatura enorme, un drago gigantesco. Ha un unico corpo, ma ha cinque teste. Una testa è bianca, una testa è rossa, una testa è verde, una testa è blu e una testa è nera. Vedi che stanno tutte quanto serrando le mandibole, stanno combattendo tra loro. C'è oscurità, c'è dolore, c'è morte, quando a un certo punto un'enorme luce abbaglia tutto, le teste si girano, abbagliate da questa luce. Un incredibile drago, enorme, di platino, con uno sguardo glaciale. È la creatura più meravigliosa che tu abbia visto, si erge nel cielo. Si abbatte contro questa creatura con cinque teste e tu sei lì nel mezzo. Hai un drago a cinque teste qua e l'altro drago che ti arriva addosso. Hai un secondo finché senti l'impatto tra i due draghi e ti risvegli al suolo con Bibi che ti sta carezzando i capelli. Voi vedete questa scena qua? Che cosa fai? Allora, a parte che io non sono mai stato reale a niente nella mia vita, ma proteggerò per sempre questa creatura meravigliosa. Ovviamente racconto
ai miei compagni quello che ho visto, dicendo che non vedevo cose del genere dai tempi dei rospi di Fandelin. E quindi, se vogliamo liberare anche gli arpisti, lo possiamo fare, però per me io ho redento tutto il male che ho fatto nella mia vita. Vivi vi guarda e vi sorride, semplicemente. Recuperate innanzitutto tutti i vostri punti ferita. No. Posso solo apostrofarlo con... perché io lo conosco comunque. Quando vi sorride, vedete che... Marvin, tu per la prima volta dopo parecchio tempo senti calore in tutto il tuo corpo, come se fosse fatto di carne. Dentro di te, Crosta, non senti più le voci per un po'. Sono così solo. La pace. Allo stesso tempo però ti rendi conto delle varie cose che hai fatto che potevi fare in maniera diversa, qui davi, perché davi colpa alle voci. Toxa, ti senti che seguire la fede in qualcosa può veramente portare qualcosa di buono. Ok. De Tortis? Sì. Il fatto terribile che hai subito in passato, hai sentito morte e distruzione, ma a un certo punto ti sei risvegliato dal nulla, hai un ricordo di un sorriso e di una mano, ma non capivi se era una mano o qualcosa di artiglioso, ti ricordi però che era molto chiara, che ti accarezza e che ti dava forza. Cream, nell'esatto momento in cui Bibi posa gli occhi su di te, ti corre addosso e ti abbraccia. E vedi che inizia a strofinare il viso su di te e ti guarda, ma in maniera proprio amorevole, ed è così che si perde dentro il tuo stomaco, sorridendoti. Tu ti senti viva e realizzata come non ti era mai successo prima. Io un po', diciamo, come se non riuscissi a trattenermi, faccio comunque un sorriso, gli scompiglio i capelli e faccio: ragazzino, tutti questi problemi che mi hai causato, te la farò pagare in qualche maniera, eh. E lui ti pare fa e ride. È un bambino, ma è qualcosa di più. Non vi siete mai sentiti così bene. È una sensazione splendida. Ok. Liberata. Allora, io però sono attratto da una cosa in particolare. Ho fatto non ho riconosciuto il simbolo degli arpisti, ok? Perché ho fatto. Sì. Cioè, però ho frente su per una cosa, perché quell'arpa mi ricorda una nota marca di alcol, ok? Quindi. Stai parlando della Guinness, vero? Vale. Non vedo perché dovrei fare i nomi. Comunque, io vedo questi arpisti e penso proprio che dovremmo liberarli. Ma certo che dobbiamo liberare la nostra missione, cioè però 30 secondi per dire che sono bastri birrai, hai capito? Non perché sono gli artisti, perché sono bastri birrai. Io sono abbastanza sicuro che con questi artigli nuovi, quella serratura proprio vai e la apro. Allora tu effettivamente ficchi il tuo ditone nella serratura e la apri. Gli arpisti, vedete che hanno bisogno del vostro aiuto, non riescono a reggersi in piedi. Cazzo, neanche la cinquantesima per noi, quindi ci prendiamo avanti, ne carichiamo, me ne carico uno, un paio. Perfetto, cioè voi comunque riuscite a prenderli senza problemi. Vabbè, quanti sono? Cinque. Due le prendo io, due le prendo tu. Sì. Vedete che comunque sono in grado, cioè solo, non sono senza sensi. Come vanno a schifo le mani? Non sono senza sensi. Vedete che anche loro, mentre sono così, Bibi è attaccato a Cream. Quando prendi i... c'è Bibi, vedete che hai i due piedi, su uno dei due piedi, ti ha attaccato una gamba, quindi lei cammina così. Quando prendi un arpista, vedi che lui alza una delle sue manine, lo tocca, e vedi che l'arpista immediatamente ritorna in forza. E vedete che si inginocchia davanti a Bibi. Si rialza, vi guarda e mi fa: non abbiamo tempo. Chi vi manda? Cosa ci fate qua?
immagino siate nemici, visto come vi siete comportati in maniera estremamente cavalleresca ed eroistica. Si può dire così. Sì. Non... Siamo stati rapiti pochi giorni fa dalla Gilderic Xanatar. Abbiamo trovato questa creatura, ne abbiamo sentite parlare dalla nostra maestra. Esattamente. Molto. Esattamente. Come fai a saperlo? Oh, abbiamo incontrato le persone che mi hanno accidentalmente fatto rapire. Ah. Tipi simpatici. Mi piacciono. Ah, grazie. Si scusa molto. Perfetto, non abbiamo tempo da perdere. Che istruzione avete? Di uscire e liberarvi. Ok, come usciamo da qui? Pensavo lo sapeste voi. Voi come siete entrati? Non ne abbiamo idea, ci hanno massacrato di botte e siamo arrivati qua. Ok. C'erano anche altri. La via no. Da qua siamo entrati. Scusa, ma non ci sono altri posti, cioè altri di uscita? Noi siamo stati teletrasportati all'interno, vero? Sì. Vediamo i due pagliacci. Nessuno ha preso appunti, vero, inizio della sessione? Ah, ci ha detto qualcosa lei. Io ho fatto questo. All'inizio di questa sessione? All'inizio di questa sessione, ricordatevi di portare in salvo i miei maghi e che loro portassero alle rovine. Sì, una volta che avrete recuperato, fatemi. No, e vi farò uscire. Cenno. Un saluto. Un applauso. Loro. Denise, sei la quota rosa di questo gruppo. Io credo. Sì, sì, tu mi piaci. Denise. Fatemi. Ah, cavolo, ha detto un qualcosa di bruttissimo. Controlla il video. Io faccio finta di nulla, tanto non ci sta vedendo nessuno. Ma sì. Io non riuscirei a leggere. Ma comunque di farla. Di mandarle un messaggio. Di farla contattare. Contattare loro. Scusa, facciamo come su Balle Spaziali, guardiamo la videocassetta. Stavo andando a cercare Twitch. Adesso, scherzo. Ci sta, no, ci sta. Contattare anche, ragazzi, cioè, una di loro. Fatemi contattare da loro e vi farò uscire. Okay. Sì, un messaggio. Per quel momento. Questo mago non ci sta, aiuta per niente. Potrei dire, oh, potrei contattare qualcuno. Vabbè, non sai chi vi ha mandato. Vabbè, giusto, allora. Chi vi ha mandato? Allora ci ha mandato. Sabra. In quel momento un rumore devastante. Sentite un rumore di ferro incredibile. Ferro non è buono. Che si propaga in tutta la stanza. Ah! Vedete un'ombra enorme arrivare. Sferica. Prima vedete un'ombra sferica ma piccola. Dams. Grande così. No. Al pesce no. Che arriva davanti. Alpisti. Ne dico che è una brutta. Una boccia. Contattatela. No, esattamente dopo due secondi. La magra. Una roba enorme. Sì, Silgar, ti porto a vedere il tuo amichetto. Guardalo, è lì. Yeah. Tutti 10 tentacoli e un occhio sono fissi su di voi. Non è come sembra. Sono scappati! No, stavo pulendo le gabbie! Yeah. Ci giriamo verso il PC e diciamo contattate subito il vostro capo, Cabra. Come si chiama? Marca. In quello vedete che i maghi si prendono per mano. In un secondo, da tutti i 10 gli occhi partono dei raggi. Esattamente quando vi stanno per proprio impattare su di voi. E tu hai visto che cosa hanno fatto. Un enorme lampo, l'avete già vissuta questa scena qua. Non capite bene cosa sta succedendo. Siete rimbambiti, non capite se siete vivi, ti tocchi, tu non senti nulla. Oh mio Dio, sono morto! Non senti nulla. Io continuo a fare. Una settimana. Sentite del calore. Ci mettete un secondo. Vi ritrovate dentro una stanza piena di libri. Un odore proprio di carta. Di carta anche antica, assieme a un bellissimo scoppiettio del fuoco. Un po' di calore vi arriva addosso. Appena i vostri occhi si abituano, vedete Vahra in piedi. Sta appoggiando il braccio sullo schienale di una sedia che ridastando le spalle. Capite di essere in una stanza, probabilmente in uno studio di Vahra, con un enorme camino, le pareti totalmente contornate di libri, una piccola scrivania con sopra un calamaio e una pila di libri, e Vahra,
questa bellissima donna di colore con un'enorme staffa nera, degli gambali che arrivano fino al ginocchio, un gilet e una camicia beige, vi guarda. I maghi sono stremati. Grazie. Grazie maestra, grazie. Voi non capite bene, eravate in un covo zentra in prima, non avete idea di dove siete adesso. Sentite però... Però sappiamo se è stato il cartesimo sì. Maghi per trasportarci. Vedete Vara? Amici, grazie. Prego. Grazie. Mi siete stati di estremo aiuto. Avete aiutato non solo me, ma tutti i popoli, salvando Bibi. E vedi che Bibi guarda Vara e fa... E Vara, l'alto mago di Waterdeep, si inchina. Tiamat si sta per risvegliare e dobbiamo assolutamente avere tutti i mezzi per sconfiggerla. Ma adesso taccio. Qualcuno saprà spiegarvi meglio di me quello che sta accadendo. Non è vero? Silenzio. Qualcuno saprà spiegarvi meglio di me quello che sta accadendo. Non è vero? Morto. A un certo punto, non con estrema eleganza, con questa enorme staffa nera, Tarra dà un colpo alla sedia. E te che la sedia, e te, l'unica cosa che vedete è un'enorme staffa d'oro e rossa, come che si intreccia tra di loro e finisce con due teste di drago, una d'oro e una rossa. Avete già visto questa staffa? Grande. Sentite un... Sentite un... Dopo alcuni secondi vedete un nano vecchissimo con una veste rossa totalmente intarsiata d'oro con dei segni dei draghi d'oro, una pelle abbronzata, talmente abbronzata che ha le crepe nella pelle che sembrano quasi creare una storia intarsiata sul suo viso, questi enormi capelli che sembrano quasi color dell'oro li incorniciano il viso e un'enorme barba dorata vi guarda. Mi presento. Sono Aurinax, un vecchio nano errante che studia gli avvenimenti di questo mondo, ma... Di cosa stavamo parlando? In quello, nello stesso momento, a molte leghe di distanza, un cavaliere, non tanto alto, ma con un'armatura perfetta, i capelli abbastanza corti, mori, lievemente brizzolati, è inginocchiato. Vedete, voi non vedete, c'è del fuoco intorno a lui. E una persona incappucciata gli sta porgendo una maschera a forma quasi di testa di drago, rossa. Maxim, questa... È un dono per te. Potrai comandare uno dei figli della nostra regina. Ricordati, non sono ammessi fallimenti. Nell'esatto momento in cui Maxim allunga il braccio e prende la maschera, c'è un enorme rumore di aria. Un drago rosso, anziano, terra dietro Aurinax. Pone il capo e facendo ad Aurinax a Maxim, scusate, facendo a Maxim, facendo a Maxim di salirgli in groppa. La sessione è finita, ragazzi. Spero che vi siate divertiti. Un braccio d'oro! E che siate inscimmiati di continuare. Assieme a tutti assieme questa avventura. Vi è piaciuta Aurinax? Grande ritorno! Però com'è Aurinax adesso?
È nano. Però ce l'ha già. Non è sempre stato lui, c'ha più piasmo. No, anche lui è un nano. Era un dragonide. Era un dragonide. Ah, no, mi ricordo che poi è stato definito da Volo un nano, quindi poi esatto, Volo diceva che era un nano. Sì, sì, perché a Waterdeep non posso andare in giro. Ma soprattutto infatti è Aurinax. Mi presento. Amo molto Aurinax come PNG. Senti, i due che abbiamo incontrato sono famosi nell'universo? No, i due matti? Sì. I due matti, Curtane no. E Moreno, sono Matteo Cortini. Il Curte e Moro, gli autori di Ultima Torcia, col carrellino. E la bamboletta è Skip Mountain e Passamonti. L'altro autore, nonché avvocato di Need Games. È vero, no. È il nostro avvocato. Che sono i personaggi più creepy che ho mai sentito. Sì, 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 perché non è conosciuto cioè, chi riconosce Leo. Allora, ragazzi, Leo e Matte sono. Quest'anno è il 15° anniversario di Sinerecchio. Sinerecchio è un gioco di ruolo che in Italia è storia. Veramente è storia. Loro sono due persone incredibili, incredibili. Quando ho iniziato a lavorare in questo mondo qua, che non sapevo nulla, ho detto, Matteo, io ho preso i diritti per questo gioco, cioè, e Matteo e Leo mi hanno aiutato in tutto. E abbiamo un rapporto bellissimo, siamo amici, collaboriamo un sacco assieme, hanno scritto dei giochi incredibili, non so se avete mai avuto modo di giocare a Ultima Torcia. Ultima Torcia è un gioco, ma ragazzi, il carellino, è una delle cose più mortali di Ultima Torcia, ecco perché c'era Curtano che usava il carellino. Esatto. Curtano e Moreno sono nati svariati anni fa perché io ero entrato in un loro manuale, che era il Paese dei Balocchi, come Nicolano de Goblins. Allora io non ero ancora un editore, avevo scritto un'avventura per Mouseguard, che era un gioco che avevo portato in Italia per Weird, l'avevo anche tradotto quel gioco lì, e avevo messo Curtane e Moreno, che erano due faine. Allora, mi piaceva riutilizzare il tema delle faine, ho detto, cazzo, ma le faine è mio ultimo interraggerrabile, faccio mica le faine ridono come dei pazzi, cioè muoiono. Allora ho inserito questa cosa qua creepy anche perché loro c'è il matto nei loro tarocchi in Sinerequie e ho voluto fare un omaggio a loro perché sono due maestri in Italia. Comunque fighissimi. Ineguagliabili. Sì, sì. Se non avessimo capito che dovevamo fare le fide, quanto erano forti? Discretamente, però, ragazzi, io sono un master che è per la storia. Non farei mai un TPK per uccidervi. Non farei neanche un Deus Ex Machina, per l'amor di Dio. Piuttosto scappavate, non trovavate Bibi, eccetera, eccetera. Però no, cioè, mi piace molto andare avanti con la storia. Faccio il TPK se c'è Xanatar, prima quando c'era la grata, tu dicevi inizio a sbattere fortissimo sulla grata, allora lì sì, io lì vi avrei ucciso, avremmo trovato un modo poi per la prossima sessione. Perché Xanatar è oggettivamente fuori dalla vostra portata, cioè proprio è fuori dalla vostra portata. Cioè, se non mi tagliavano un braccio. No, ma ho fatto quello quando ho descritto il raggio che ha disintegrato, era per far capire che non era proprio il caso. La linea del giocatore, cioè, se ci provate morite. Questo, come potete vedere, è stato un pochettino diverso come sessione, cioè, c'è stato molto combattimento, ho messo il mimic, ho cercato di mettere NPC però della lore e anche iniziare a introdurvi verso la fine della campagna, perché come sapete questa qua è basata, tutta la gilda di Xanatar e altre cose si trovano su Dragon Ace, che è una specie di Gangs of New York. È molto bello perché questo manuale qua è diviso in 4 sezioni. Non ho visto, mi sa che non lo vedo. Ah no, scusa, è il momento marchetta. Waterdeep Dragon Ace è appena uscito in America, a brevissimo uscirà anche in italiano. È molto bello perché ci sono 4 nemici storici. 4 nemici storici della loro D&D che non vi dirò chi è, vi dirò solo che c'è anche Xanatar. Non è giusto spoilerare, ma cioè, sì, c'è in copertina, qui non è un cazzo di spoiler. Anche Furcas, guardate. C'è la mia mano. Come funziona? Perché è bellissimo. Questo qua è un introduttivo a livello 1-5 che si può giocare a primavera, estate, autunno, inverno. In base alla stagione in cui la giochi, c'è un nemico diverso. Sono stati rubati questi dragoni qua. E i giocatori devono appunto andare a recuperare questi dragoni qua, c'è un incipit uguale per tutti. Poi cambia, quindi tu puoi giocarla 4 volte ed è totalmente diversa. E ci sono personaggi importantissimi della lore. Questo qua è per me uno dei personaggi preferiti che esiste, non vi dico chi è, però è fondamentale.
Assieme che cosa ho messo? Essendo che adesso sta andando, è appena uscito il secondo volume del Tesoro della Regina dei Rai, ovvero l'ascesa di Tiamat, ho messo la lore, un misto tra questo e quest'altro. Tiamat, come sapete, è la regina dei draghi. È in guerra, c'è da sempre nella lore di D&D, c'è la guerra tra i draghi cromatici e i draghi metallici. Cromatici sono i cattivi, bianco, rosso, verde, blu, e i cromatici sono, tra virgolette, buoni. Buoni, per modo di dire, sono creature estremamente intelligenti. Ho già scritto l'ultima sessione, il combattimento finale, e vi giuro che quando l'ho scritto, l'ho finito di scrivere, ho chiamato Zoltar, se non capite, cioè, se già vai gliel'ho detto, e mi sono dato una pacca sulla schiena da solo, perché vi giuro, l'hai detto sulla schiena. Vi giuro, mi sono divertito come un pazzo, ho detto, cazzo, se facessi io una cosa del genere, alla fine, se giocassi una cosa del genere, mi esalterei, magari mi farà cagare, però a me è piaciuto tantissimo. Non mi è mai capitato, era da tanto tempo che non mi capitava di scrivere così tanto, perché cioè, per farvi vedere, siamo già a 3 sessioni e ho scritto un boato di pagine che dopo eventualmente possiamo metterò da scaricare gratuitamente. Ci vediamo le schede. Esatto, e se siete interessati ragazzuoli, se per voi non è uno sbattimento, facciamo proprio una roba molto savage, uno scan, una foto e carichiamo le schede, così vedete. Cosa vi è piaciuto e non vi è piaciuto di questa sessione? Sinceramente, sì, a voi ve lo chiedo, perché siete i miei giocatori. Se no, quando gioco con voi... Se hanno domande loro. Ah, è vero, è vero. Guarda, guardate se c'è qualcuno che fa qualche domanda sulla sessione. Sì, abbiamo gli ultimi 10 minuti, è bello, un Q&A, un confronto con tutti quanti. Qualcuno ha le domande? Qualcuno riesce a avere domande? Per il momento ci vogliamo i PDF. Passa la master, faccio io. Certo. Allora... Anche a voi ragazzi, se qualcosa non vi è piaciuto o cosa vi è piaciuto, perché secondo me, ditemi se mi sbaglio, a me piace molto di parlare di D&D, parlare del gioco a fine sessione, perché questo vi aiuta veramente e mi aiuta a migliorare. Ad esempio Nico, però mi hai tagliato il braccio e ci sono rimasto male. No, ci sta, cioè, ma ci sta. Volevo tagliarglielo io. Oppure, prima Roberto in pausa ha detto una cosa giusta e l'ha detta come... commento a gruppo, fa ragazzi, però basta fare troppo gli imbecilli e fare troppe le battute, stiamo più nel personaggio. È vero, ho sbagliato anch'io, perché poi ti fai prendere, noi non ci rendiamo conto di essere davanti alle telecamere, cioè noi ci divertiamo, è come essere con un gruppo fighissimo e fare una campagna con gli amici, perché quello che provi è questo, non ti rendi veramente conto delle telecamere che ci sono. E ha detto una cosa giusta, ha detto Robby, hai ragione, effettivamente anch'io ho coglionato troppo, cioè non ho avuto il polso di dire no ragazzi calmi, tranquilli, perché è un po' come essere a casa, però effettivamente qua dobbiamo fare una cosa un po' più fisica. Io quando masterizzo io diventano troppo cazzoni, mi ammazzo. Io ho amputato un braccio, però amputando un braccio, cioè, c'era lui che pensava, comunque ok, vediamo un pochettino che cosa chiedono. Qua. Anzi, no, scusate, prima voi che siete più importanti, non per cattiveria, ma sono i miei giocatori. Cosa non vi è piaciuto, che è la cosa più importante? Ma sinceramente, No, io ci ho avuto il problema quando abbiamo iniziato a scherzare troppo, perché noi, a un certo punto la situazione poteva essere figa, drammatica. E così invece... Ma compreso io. Però vorrei far notare, che esattamente subito dopo coi giullari, anche se i giullari erano creepy, anche la parte finale, mi sono reso conto, quando vi descrivevo quello che provavate vedendo Bibi, è stato molto intenso, cioè ho visto tutti quanti presi bene e mi è piaciuto moltissimo questa cosa qua. Ragazzi, fatelo anche voi a fine della sessione, visto che siete con gli amici e gli amici non sono lì per criticarvi, perché se vi fanno una critica è per avere una migliore situazione di gioco, per migliorare, per divertirsi di più tutti quanti assieme. Se vi siete un gruppo che volete solo unicorni che combattono tra loro e vi divertite, fatelo. Assolutamente. Se però vedete che qualcuno è a disagio con alcuni argomenti, ad esempio magari con Curtane e Moreno, magari avevo spinto un pochettino troppo la mano, però vedevo che siamo anche tutti adulti e vaccinati e via. Piuttosto che, come ha detto prima Roberto, se c'è troppo stile goliardico in un momento magari di climax interessante,
può capitare di sbagliare. Voi la puntate, parlate con i vostri giocatori e dopodiché si migliora assieme. Questa è la cosa più bella. È come al finale dei video della Kick, no? In cui poi c'è l'attrice che parla, commenta quello che è stato fatto, dice quello che gli è piaciuto, quello che non gli è piaciuto. No, però c'è da dire che uno dei motivi per cui viene fuori un cazzeggio naturale è che in realtà tutti i nostri personaggi sono portati abbastanza naturalmente ad avere dei conflitti divertenti tra di loro, cioè c'è lui che è un ritardato esaltato. Sì, però è però posso dire, anch'io come master ci sono cose che mi piacciono come non mi piacciono. Io seguo il flusso del tavolo, perché è giusto seguire il flusso del tavolo. Effettivamente, quando ci sono state delle parti, io gioco, tra virgolette, in maniera a volte più seria, se si può parlare di serietà in D&D. La prima parte, poi logico, se siamo tutti quanti assieme e facciamo le cose cacciarone, mi diverto anch'io come un pazzo. Quando Roberto mi ha fatto notare questo, dentro me ho pensato, effettivamente, mi piace di più quando siamo più concentrati, più in ruolo, che poi diciamo le stronzate anche in ruolo, ma ci stanno. La seconda parte, per me, è stata bellissima. Bellissima, ruolare Bibi con voi, raccontare la storia a Furcas e come avete usato le vostre abilità per distruggere Curtane Moreno, ve lo faccio vedere. Ho scritto proprio qua, io mi aspettavo esattamente che tu ti spaccassi e lui facesse illusione minore facendo uscire sangue. L'ironia dei due clown, le due guardie sono pazze, ci sono chiazze ovunque di sangue, probabilmente di avventurieri che sono stati spiaccicati nel dungeon dal carrellino di Curtano oppure da Skip Mountain, la bambola arma di Moreno. L'ironia dei due clown è macabra e violenta. Se i giocatori macciulleranno un loro compagno, aperte parentesi, idealmente Marvin che è vuoto, e magari con The Tortoise che fa uscire sangue illudendo gli altri, allora i due moriranno dal ridere. C'è anche un braccio in più. Ragazzi, l'esperienza ad avere cagato il cazzo a bomba. Ragazzi, bravi, ed è così appunto che si cresce assieme in D&D. Vi do ispirazione a tutti quanti per la prossima volta, perché è stato veramente, veramente bello. Vediamo se ho qualche domanda figa. Minchia, quante domande ci sono? Ma le persone ci stanno guardando, 141, top. C'è acqua nella nostra tazza. C'è acqua nella nostra tazza. Sì, mamma. E mi sono appena tagliato i capelli corti. Ho finito. Come era prevedibile, questi 7 sono più affiatati di sessione in sessione, ma già del GDR, grazie Kurt. Vediamo un po'. Artigli per è una mezz'orca, le usa l'ascia con le parole. Curte, grande curte che ride. Mi piacerebbe conoscere qualcosa di più su Marvin e Crosta. Temo di essermi perso il motivo per cui è un'armatura vuota. No. Ancora non è stato rivelato. Non ti sei perso il motivo. È un'armatura vuota. Non lo sappiamo neanche noi, cioè. No. L'idea ce la siamo fatta, no? A Curte ha raccontato tutta la storia della prima con The Goblins. No, non va bene. Perché mi chiede se questa roba di Curtano non va bene. La promo cappellino rosso in regalo per le prime 10 chiamate. A che livello staranno la prossima volta? Allora ragazzi, sono ancora di quarto livello. È una mini campagna di 6 sessioni. Poi naturalmente se c'è uno sponsor che butta tanto grano può essere anche più lunga, cioè chiaramente. O magari potremmo fare delle sessioni speciali. Magari, da qualche parte, dove c'è tanta gente. Quando è quasi inverno. O che tu dici? O bischero. Compagni la lampredotta. Sì, tra una lampredotta e l'altro. Tra una birretta. Non so promettiamo cose. Sì, infatti. Magari qualcuno poi non viene. Esatto. Tu non vai a Lucca. Guarda come sono lì ricchi. Comunque no, ragazzi. Allora. Noi ci stiamo divertendo tanto, tanto. Eravamo comunque, almeno io personalmente ero molto emozionato all'inizio di tutto questo progetto qua. Sì, sì. Comunque c'è, cioè, io ho masterizzato veramente l'ira di Dio. A un sacco di voi avevamo già giocato assieme. Con Denis siamo amicissimi. Conosco voi da un sacco. Roberto l'ho conosciuto la prima volta. La mia prima Lucca da
editore, no, perché ero con Weird, però 5-6 anni fa, sì. Mi ricordo che con un giornalista di Rai 2, Roby mi ha cagato di pezza, pieno di figa così, sì, dicevo, vabbè, con Riccardo siamo diventati molto intimi, specialmente col suo ginocchio, sì. Con Lorenzo siamo praticamente amanti, con Dario gli scrivo la notte, cioè come con Michi la mia principessa, cioè sono tutte cose. È come giocare tra amici. La cosa meravigliosa del GDR è che veramente crei una sinergia al tavolo di gioco che è unica, perché domani quando io ripenserò a questa sessione non penserò, cazzo, ieri in studio il Rosso è stata una figata a giocare assieme, no, penserò a Furkas che ha perso il braccio, ad Aurinax vecchio, a Bibi che toccava le persone. Abbiamo trattenuto i dubbi sensi per tutta la serata, ieri no, tu pensi cose. Ti prendo la... È bello. Anzi, facciamo una cosa, facciamo una figata. Se voi, come aveva fatto, come è successo quest'anno qua, se avete delle fan art, se mandate qualche fan art figa, magari la usiamo come PNG. Uso un nuovo PNG. Cazzi, ditemi voi che PNG volete che mettere. Scrivetemelo però, ragazzi, nella posta di Drawings and Dragons o a me personalmente su a Nicola De Gobbis. Me lo scrivete tramite messaggio, datemi l'amicizia, tanto sono una meretrice, accetto tutti. Cioè, stavo per dire un'altra parola. No, mi sono notare, siamo in fascia protetta. Ah, voglio ringraziare l'utente che quando ho perso un braccio ha mandato un fotomontaggio con Berserk che chiamato il Furgazzo. Quindi davvero, cioè, cerchiamo di rendervi il più partecipe possibili. Qualsiasi domanda scrivetemi, non come questa settimana, vi prego, mi sono arrivati più di 500 messaggi. Io vi aiuto il più possibile, ragazzi, però c'è Luca alle porte ed è un degaio, quindi se non vi rispondo immediatamente non è perché non vi cago, vi risponderò a tutti quanti, però capitemi, vi prego. Tutti quanti noi siamo le persone più disponibili del mondo. Infatti stavo guardando. Scrivete tranquillamente a Roberto quanto volete, ragazzi, mi risponderà sempre. Anche se stasera vi ho detto quelle cose, ho detto però non dirmi che ti ho detto io così perché non voglio apparire buono. No, però ragazzi, davvero, grazie per seguirci, grazie, veramente, io amo il GDR e amo fare tutto ciò ed è possibile grazie a voi. Quindi veramente grazie a tutti, siete dei figli allucinanti, anche voi, ma voi siete veramente devastanti. Ci vediamo qua, anzi no, ci vediamo tra un quarto d'ora se venite alla civetta sul Comò a berci birrini. E dopo sulla pagina nel corso, tra possiamo i disegni che abbiamo fatto. Esatto, sì. Perché sono stati fatti bellissimi disegni. Noi ci vediamo lunedì prossimo per la quarta puntata. Siamo al giro di boa, ragazzi. Siamo al giro di boa. Belli. E durante questa settimana continuate a ruolare duro sempre. Ciao ragazzi, grazie mille. Dai.